Roslin attaccato, alza la parabola subito per Cinanu Onuaku. Con Adams Dau, Dinamo che è pronta ad allungare il suo parziale e lo fa prontamente con il pesca dentro Omic, c'è il taglio tra le gambe, prende il blocco di Onuaku, il tiro in step back, palleggio preso in consegna da Roslin, blocco di Omic, hesitation, si butta dentro senza paura. Diop, il pallone ribaltato ancora per Mejus, molto caldo dai 6,75 questo per la ricezione di Dau, pallone battuto per terra, poi fuori per Chessa, armata la spalla in seguito alla fusione, comunque Zagabria intanto arriva in questo secondo quarto, gentile poi per Gandini e quindi Guzman Diop da tre punti in emergenza. Adesso della Dinamo c'è una discrepanza di circa 2 secondi tra il 49 e 43 Dinamo e Tainotti dalla destra possesso, Mejus per la quinta tripla con la sua serata. E questo è rigore, a porta vuota. È aggiuntato l'ultimo campionato australiano, Ferrell. Tiro veloce, Onuaku dalla media a questo tiro. Con un budget come hanno Venezia o altre squadre, deve extra possesso per il Banco di Sardegna, Brooklyn da distanza, per Roato, Ani Begovic, anche lui con un tiro immediato, di davvero in corso d'opera. Pallone alzato per Cinanu Onuaku che passa. Il giocatore numero 15, ovviamente ancora il palleggio, poi si butta dentro, tiene Modre a 72, prova a rispondere Dau che alza per Onuaku, alley-oop, spettacolo. Il curriculum del resto è assolutamente notevole. Che in teoria per adesso con Adams è... Josh Adams che spara la tripla in falta, Dau sulla rimessa dal fondo, subito dentro per Onuaku, segna, subisce il pallo e potrà tornare in lunetta con Onuaku, il tiro libero è crea pallone, ottimo dentro per Omic ma arriva da dietro Benzo, sa oscurare la pallata e poi Krushlin fino in fondo per l'85 a 82, protesta Omic. Il pallone nelle mani di Adams, il blocco di Omic va dentro, ancora 4 ruote motrici, rilascio, ma c'è l'extra possesso, Gentile spara subito da 3. Ferrell per Adams da 3 punti, risponde al fuoco nemico. Tocca anche Usman Diop, palleggio arresto di Usman Diop, Ferrell dall'altra parte in transizione da 3 punti a 21-8 dal termine. Diop va fino in fondo, sbaglia, c'è il rimbalzo d'attacco di Usman Diop appoggiato al vetro, va dentro Ferrell, il tiro è sbagliato di Ferrell, lo abbiamo elogiato in più circostanze, ma Benzo se non vuole essere extra pass per Ferrell da 3 punti, in e out ancora una volta. Diop sul rimbalzo, riesce a strappare, secondo tiro libero, anche questo sbagliato, Ani scarica in angolo per Jeremic da 3 punti, corto, Ani Begovic prova a correggere, finisce qui al la partita veramente in maniera con cuore, senza veramente senza più un ossigeno. Alle donne, il Banco di Sardegna dedica BDS in rosa, una linea di prodotti con la soluzione più giusta per aiutarti nella vita di tutti i giorni e per darti una mano a far crescere i tuoi sogni. BDS in rosa, il banco in squadra con le donne. Amici di Dinamo TV, ben ritrovati sul parquet del palazzetto Sarodia di Oristano. Giornata di finalissima per la seconda edizione del torneo Città di Oristano, trofeo Città di Eleonora, in compagnia di un ospite insieme a me e Paolo Citrini. Non indugiamo sulle presentazioni, parliamo di un general manager dal lunghissimo curriculum, ovvero Andrea Fadini, oggi alla sua prima oristanese. Andrea, che cosa la porta qua e che cosa ha visto in questi 2 giorni, anzi nella prima giornata di questo torneo di caratura europea? Allora, innanzitutto è una sorpresa per me vedere questo torneo, perché è molto bello, buono tecnicamente, la mia prima volta ad Oristano, il livello tecnico di ieri sera era ottimo, io sono qui perché il mio ruolo, già da alcuni anni io lavoro per i Detroit Pistons e sono scout per l'Europa
una volta invece facevo il manager, ma adesso faccio sto lavoro e porto, diciamo, noi dobbiamo seguire le migliori squadre, i migliori giocatori e i giocatori anche meno pubblicizzati, ma che hanno un futuro. Ecco, appunto, curriculum che parla da solo, general manager di piazze importanti e poi, diciamo, a pensione, mi perdoni il termine, è un ruolo di scout di alto livello, di alto profilo per quella che è la migliore competizione al mondo. Ha parlato di giocatori, io so che qua gioca in casa, ne conosce tanti, ci sono tanti profili. Le chiedo quali sono i giocatori della Dinamo che l'hanno incuriosita di più. Cosa mi dice della crescita di Ousmane Diop e di un certo Chinanu Onuaku, che ha un po' i riflettori puntati in questo momento? Allora, intanto io conosco alcuni ragazzi della Dinamo, pre anche Dinamo, Stefano Gentile, Jack De Vecchi, che è ormai una vostra bandiera, Luca Gandini, che viene da Verona, e Ousmane Diop, che viene da Udine, cioè viene... è cresciuto qui, quindi conosco bene. Diciamo che intanto Onuka è un giocatore che potrà interessare anche un futuro, perché è ancora giovane, l'NBA, lui è già stato scelto dall'NBA, quindi sarà sicuramente attenzionato quest'anno durante la stagione da parecchie squadre NBA e voi vedrete tanti come me che verranno a visionarlo e a scoutizzarlo. Invece Ousmane Diop io gli auguro di stare bene, di essere sano, e lui è molto molto interessante. Vi confesso che 3 anni fa l'avevo proprio preso di mira per poterlo portare negli Stati Uniti, ma dopo l'infortunio si è bloccato tutto. Ovviamente, abbiamo parlato a microfoni spenti di Sardegna e di basket in Sardegna, allora spudoratamente, perché chiaramente noi tiriamo acqua al nostro mulino, che cosa ha di diverso questa isola? Vabbè, io se vi racconto la mia prima esperienza della Sardegna, io venni a vedere con un aereo privato, ospite, ero un ragazzo, ok? Una partita a Cagliari, della Brill Cagliari, contro la Snaidero Udine. Io sono friulano di origine e veronese di adozione, e quindi la Brill Cagliari, dove tutti i giocatori volevano, poi nessuno, avevano dei problemi ad arrivarci e poi nessuno voleva andare via. La stessa realtà che da tanti anni è la Dinamo Sassari. Ieri parlavo con alcuni ragazzi che vogliono rimanere in Sardegna post carriera, con le famiglie, i figli, perché qui si vive bene, il clima è fantastico, ma soprattutto il rapporto umano è splendido, e tutti me ne hanno parlato bene. E io so, ripeto, che questo, ma penso solo a Meo Sacchetti, che è un mio caro amico, che il suo percorso di vita, anche il suo. Una domanda sola, visto che ci sono delle squadre di Eurocup e la Dinamo fa la BCL, se queste due competizioni nel tempo si stanno avvicinando sempre di più, anche se hanno formule completamente diverse, sì, perché l'Eurocup fa 18 partite e la Champions ne fai 6. Buona domanda, ma secondo me la Dinamo potrebbe fare tranquillamente l'Eurocup, proprio tranquillamente, dal punto di vista tecnico e per la sua dimensione, assolutamente. La Dinamo... prima ho parlato con Bucchi, che è stato mio allenatore, abbiamo vinto anche un campionato insieme a Napoli, Piero Bucchi e a Pasquini, che sicuramente si saranno toccati, ho pronosticato un ottimo campionato, perché la squadra è equilibrata, lunga, e poi c'è una bella chimica all'interno. Ieri sera proprio l'ho toccata con mano. Per quanto riguarda la Champions League, è una grande competizione, potete anche vincerla, però ancora un po' distante dall'Eurocup. Vabbè, noi Andrea lo aspettiamo, non ha ricevuto dei soldi, giusto, da parte nostra? Non ancora, però. Non ancora. No, scherzo. Tranquillo, no. Però sono stato assolutamente sincero. Noi ovviamente l'aspettiamo al Palazzo di Migni, però a questo va punto. Bene. Va bene, durante è una promessa. Vediamo quando, soprattutto in Coppa, nelle partite che può essere interessante. Certo, volentieri.
Ci vediamo a Sassari allora. Grazie a voi, Andrea. Bocca al lupo. Grazie mille. Noi ringraziamo Andrea Fadini per essere stato con noi, abbiamo detto general manager di altissimo livello in tante piazze italiane. Oh, l'ha detto lui Paolo, cioè noi... Lui è stato un GM, veramente un dirigente di altissimo livello, Treviso, Napoli, Verona, ne ha fatte tantissime, ha conosciuto allenatori e dirigenti di altissimo livello, è un'icona del basket italiano e all'età sua è ancora in grado di fare ad altissimo livello in America lo scout europeo per Detroit. Ha raccontato quello che in tanti dicono da fuori, che a noi ci tacciano ogni tanto di essere di parte, però sono riconoscimenti che fanno veramente molto piacere. Soprattutto perché arrivano da chi appunto nella seconda fase della sua carriera lavora per i migliori, lavora oltreoceano, e questo chiaramente da un metro di paragone completamente diverso. Mentre alla nostra sinistra il coro ci allieta con un "non poter posare", perché è proprio una festa quella di Oristano. Paolo, focus sulla finale. Dinamo contro Hapoel Tel Aviv, non si è giocato terzo o quarto posto perché Monaco ha chiesto di poter partire dopo gli infortuni di ieri. Chiaramente ci uniamo insomma all'augurio di pronta guarigione sia dell'organizzazione sia da parte del club. Finale di alto livello, ieri due partite entrambe tirate, finite all'overtime. Beh, non potevamo chiedere di meglio, due partite supplementari, 45 minuti, come ha detto Andrea Fadini, due bellissime partite, nonostante il caldo, nonostante la preparazione sia solo all'inizio. Per la Dinamo oggi senza Jones e Robinson sarà ancora più dura, visto l'overtime di ieri, visto le rotazioni, ieri sono arrivati dei giocatori veramente stanchi, penso a Dau che ha di palla, che cercano di entrare nel sistema, tante le conferme. Io dico che sarà una bella partita, un pelo favorito l'Hapoel, però proprio per la lunghezza del roster e per la capacità di avere un po' più profondità viste l'assenza della Dinamo, però la Dinamo potrà fare un altro test veramente probante. Io ormai ti conosco abbastanza bene, quindi so cosa ti piace, cosa ti colpisce, però te lo chiedo a microfoni aperti: che cosa ti ha colpito di più dell'esordio ieri della Dinamo e che cosa invece ti fa pensare che ci sia più strada da fare? L'atteggiamento degli americani dalla panchina, anche quando Onaku ha fatto 5 falli da allenatore, vedere che entrava a dare consigli a Diop insieme all'allenatore, tutti si alzavano in piedi ogni volta che segnavano in un torneo precampionato, la disponibilità a passarsi la palla, a fare un passaggio in più per il compagno. C'è da migliorare in difesa, però gli errori sono stati individuali per non di squadra, e quella è la cosa migliore. Dove si può migliorare? Di non avere la sfiga, scusami il termine, di avere l'infortunio, di poter lavorare bene, perché già Caspar era un elemento che poteva essere fondamentale, ma io ieri ho visto tutti i ragazzi veramente sul pezzo, che credono nel lavoro che fanno. Però c'è un assist che ti è entrato nel cuore ieri, dai, diciamo. Quello di Luca Gandini, che riproporremo, secondo me una voluto al volo, guardando, chiedendo la palla, inizio secondo quarto, la palla per Usman Diop, il passaggio dietro la testa. È un ragazzo che purtroppo non è stato baciato dalla fortuna di avere un fisico d'atleta clamoroso, intelligenza, umanità, capacità di stare nel gruppo e di tirare insieme tutti gli altri. Per questo io dico che è stato confermato. Lo so che i nostri tifosi a volte dicono: perché c'è Gandini che non gioca mai? Ci sono tanti motivi, e un bel motivo è anche Pisano, che ieri si è meritato i 3 minuti sul parquet. Secondo me oggi giocherà anche di più, perché ha fatto un precampionato veramente bello, un ragazzo che può diventare un buon giocatore. E queste sono quelle tante chiavi extra, insomma, temi solo ed esclusivamente tecnici, che importano alla Dinamo, che servono alla Dinamo per mantenere la sua identità forte. Io lascio Paolo al commento con Roberto Rubio, saranno loro le due voci che vi racconteranno la finalissima di questa edizione, seconda edizione del trofeo Città di Eleonora. Vedete il pubblico alle mie spalle, più folto rispetto a ieri, tantissime associazioni, tantissimi tifosi arrivati da ogni parte dell'isola. Anche una menzione speciale, Paolo, ai ragazzi della Volo Alto di Villacidro, che sono tornati a trovarci post Covid, ci sono mancati. E verranno la prima di Champions League, che, ragazzi, sono associazioni fantastiche che si dedicano ai ragazzi, è veramente bello e siamo contentissimi di riceverli. Perché anche l'accoglienza e questa dimensione identitaria fa tutta la differenza del mondo, riabbracciare l'isola, ritrovare i tifosi che provengono da ogni parte dell'isola. Noi vi ringraziamo, ti lascio al commento con il nostro Roberto Rubio, ci ritroviamo a fine partita per i commenti a caldo dei protagonisti, e restate connessi come sempre qua su Dinamo TV. Devi solo scegliere i mobili che ami o il
master che preferisci. Al resto, pensiamo noi. Prestiti personali del Banco di Sardegna. Alle donne, il Banco di Sardegna dedica BDS in rosa, una linea di prodotti con la soluzione più giusta per aiutarti nella vita di tutti i giorni e per darti una mano a far crescere i tuoi sogni. BDS in rosa, il banco in squadra con le donne. È normale ricevere di più. Se sei un cliente Reale Mutua. La compagnia che restituisce ai suoi migliori assicurati parte degli utili. Perché una mutua condivide sempre di più. We are Acrisure. 14,000 experts around the world using game-changing technology to help you be extraordinary. A high-tech human approach to insurance, real estate services, cyber services, asset management, and more. All to help protect and grow everything you've worked so hard to build. We are the brightest people using the best of technology. We are an extraordinary advantage for you. We are Acrisure. Amici di Dinamo TV, bentornati in diretta dal Palasport Sarodia. Sono in campo, come vedete, Dinamo Banco di Sardegna Sassari, Apoel Tel Aviv, che andranno a contendersi tra poco questa seconda edizione del torneo Città di Oristano, trofeo Città di Eleonora. Come sentite in sottofondo, è il momento degli inni nazionali, allora li osserviamo in silenzio e poi presenteremo questa partita assieme a Paolo Citrini. Non ci siamo fatti mancare proprio nulla qui a Oristano, anche gli inni nazionali per avvicinarci a questa finale del secondo torneo Città di Oristano, trofeo Città di Eleonora. In finale Dinamo Banco di Sardegna Sassari e Apoel Tel Aviv, che sono arrivate qui vincendo
rispettivamente le semifinali sul Monaco e sul Cedevita Olimpia Lubiana, entrambe per un punto, entrambe a supplementare, dunque è facile prevedere anche due squadre magari un po' stanche comprensibilmente nell'approccio, un maggiore uso delle rotazioni fin dall'inizio da una parte e dall'altra. Però insomma già ieri abbiamo visto delle cose interessanti, soprattutto in casa Dinamo Banco di Sardegna Sassari, e quest'oggi vedremo se ci saranno anche delle conferme. Ciao Roby, buonasera a tutti. Sicuramente squadre stanche, sicuramente una partita che dopo due tempi supplementari per entrambe sarà difficile da affrontare nel computo delle rotazioni, nel compito del preservare determinati giocatori. Alla fine della partita ieri sono arrivati alcuni giocatori della Dinamo che non sono ovviamente ancora in perfette condizioni, molto stanchi. È normale, queste partite servono molto per cercare di inserire soprattutto i nuovi. Peccato che non ci sia Jones. Robinson ormai la squadra la conosce perfettamente, abbiamo visto Dau con prendere il bastone del comando e arrivare in fondo, ovviamente molto, molto provato. Benissimo Onakwo, che ha messo in mostra grandissime qualità e possibilità, anche se poi sarà l'approccio con la Champions League e col campionato, saranno sicuramente molto difficili e molto duri, perché ovviamente lo conosceranno e cercheranno di, in tutti i modi, di poterlo fermare. E poi tante belle conferme da Benjus, che si è preparato molto bene, a Stefano Gentile, che parte sempre come un diesel per poi arrivare da guardia quest'anno, secondo me molto di più, pronto per il campionato, e tanti ragazzi che conoscono il proprio ruolo e sanno quello che serve all'allenatore, che ha idee chiare, gerarchie chiare, responsabilità, e sa benissimo come gestire, come allenare con il bastone e con la carota i propri giocatori. È davvero un allenatore gestore di primissimo livello dal punto di vista tecnico umano, Piero Bucchi lo ha dimostrato, e anche quest'anno, anche dalle parole di Andrea Fadini, si vede come i ragazzi stiano bene insieme, come lavorino bene insieme, che poi non significa fare un grande campionato perché poi ci sono tanti avversari e forti, però è già un bel punto di partenza, Roby. Assolutamente sì, hai parlato delle assenze in casa Dinamo. Non c'è Robinson, non c'è Jamal Jones, non c'è ovviamente Kaspar Treyer. Ricordiamo anche le assenze in casa Hapoel Tel Aviv, mentre vedete proprio coach Danny Franco intento a dare le ultime indicazioni ai suoi prima dell'inizio della partita. Non ci sono i due nazionali, Tomer Ginat e Idan Zalmanson. Ieri non abbiamo citato anche una terza assenza, però è quella di Baltimore, che è il capitano di questa squadra. Un'operazione alla caviglia per lui circa un mese fa, e dunque non è a disposizione appunto di coach Danny Franco. Anche la Hapoel Tel Aviv ieri ci ha fatto una buona impressione, molto, e dicevamo ha meritato di vincere la partita col Monaco. Sì, Monaco l'ha buttata via un po' nel supplementare perché è sempre stata avanti, e con quelle due azioni scellerate alla fine del regolamentari, però durante il match la continuità, anche la differenza di roster, perché il Monaco ha fatto un roster da prime quattro di Eurolega, ha fatto sì che secondo noi meritasse di più la Hapoel, con quella partita fantastica nell'ultimo periodo di Jacoven Brown con il suo talento, e di Manford, che ha fatto un primo tempo strepitoso, poi si è fermato, sembrava aver perso il feeling, però poi ha messo la bomba decisiva alla fine. Però in generale mi è sembrata una squadra già avanti, o comunque già che ha messo dei sistemi ben collaudati, nonostante che James Young, che è uno dei giocatori più importanti anche della passata stagione, si sia presentato un po' fuori condizione ieri, -7 di valutazione, 0 su 6 da 3 in 8 minuti, ma una condizione proprio fisica ancora non accettabile. Quest'oggi parte in quintetto Young per l'Hapoel Tel Aviv assieme a Horton, assolutamente, assieme a Jill Beni, assieme a Xavier Manford, e poi manca all'elenco JP Tokoto con la canotta numero 1. Risponde la Dinamo con il capitano Jack De Vecchi, con Emantas Benjus, Chris Dow, anche lui molto bene ieri, Filip Kruslin, è ovviamente pronto a saltare per la palla a 2, c'è Chinanu Onuaku, ieri con un paio di alley-oop ha strappato applausi al pubblico del Palasport
Sarodia, ha alzato in questo momento la palla a due, il primo possesso è per l'Hapoel Tel Aviv con JP Tokoto, subito il pallone no look dentro per Orton, fuori da Young, il tiro contestato da Jack De Vecchi è lungo, il rimbalzo lo porta giù però Orton e c'è l'extra possesso per l'Hapoel con Xavier Mumford che mette un pochino di ordine, 5 secondi però soltanto per il tiro hesitation su Onuaku, va dentro, bello lo scarico in angolo, extra pass Gil Beni, forse anche oltre la sirena dei 24 secondi, va in fumo così il primo attacco dell'Hapoel Tel Aviv. Beh, Orton è un piccolo, mette un po' in difficoltà con la sua mobilità, ovviamente Cinano in acqua, bravo Jack De Vecchi a fare il lato debole sull'ultima penetrazione, la Dinamo a ruotare e a costringere, l'Hapoel ai 24 secondi. Bel giro dorsale con palla in angolo per De Vecchi da parte di Chris Dow, la rimessa dovrebbe essere per la Dinamo e infatti la decisione viene ora corretta da parte degli arbitri, potrà attaccare la squadra di coach Piero Bucchi, ieri vittoriosa per 98-97 sul Cedevita Olimpia, prestazione molto positiva, ma ci torneremo sicuramente nel corso della nostra telecronaca. Benjus che ieri ha iniziato forte bullizzando a tratti Alibegovic con le sue uscite dai blocchi, qui inizia un po' scarico questo palleggio, arresto e tiro viene stoppato, allora Mumford dall'altra parte chiama vicino a sé Orton per il blocco, il pallone arriva rapidamente in angolo per Beni, il tiro è ancora una volta lungo, rimbalzo comodo per Benjus e poi Chris Dow col palleggio aperto, linea di passaggio molto rischiosa per Benjus che però può recuperare il pallone, cercare di mettere le cose a posto, 10 secondi ora per il tiro, Dow contro la difesa qui abbastanza fisica da parte di Beni, c'è il fallo in attacco e questa la lettura arbitrale, Beni è iniziato forte, sta cercando di mettere anche fisicità in difesa su Dow. Subito due cose tecniche importanti, la prima ovviamente dalla semifinale le squadre si sono già un pochettino più preparate difensivamente sugli altri attacchi, Benjus è conosciuto e come anche per la partita di ieri, Orton è stato molto bravo prima a non saltare sulle finte, a stopparlo, Beni super difesa su Down, gli ha lasciato l'uno contro uno, giustissimo lo sfondamento. E gambe forse anche un po' pesanti ma lo avevamo insomma in qualche modo preventivato presentando questa partita, l'uscita dal blocco di Mumford, poi Young end off per Gil Beni, rolla dentro Orton, il pallone è alzato un po' troppo però in questo caso Onuaku non riesce a controllare e c'è un altro possesso in attacco per l'Hapoel Tel Aviv, ora forse con un pasticcio a livello di cronometro, cronometro che dovrà essere messo a posto. Arriviamo peraltro da una semifinale, quella di ieri tra Dinamo e Cedevita Olimpia, caratterizzata anche da tante proteste, soprattutto in casa slovena con coach Golemaz espulso, con tante discussioni durante e dopo la partita. Qui si cercherà, immagino, di tenere il polso della partita dall'inizio alla fine per evitare spiacevoli sorprese. Sistemata la situazione, 11 secondi per attaccare per l'Hapoel di Tel Aviv, Mumford in punta, arriva Orton per il pick and roll, dentro Mumford con la mano sinistra, lascia andare il tiro, sostiene di aver subito fallo, fallo che però non arriva, scade, sì, stavolta il cronometro dei 24 e il possesso che torna alla Dinamo. Bello, bello show e con un passo e ritorno da parte di Onuaku che e ha messo in difficoltà l'avversario, poi è rientrato velocemente e ha permesso alla difesa di poter ruotare e rientrare, altra bella difesa della Dinamo che ha tenuto. Gioco a due tra Dow e Onuaku, esce poi Benjus che prende il tiro da tre sbagliandolo, rimbalzo per Orton e poi Gil Beni per l'Hapoel Tel Aviv, 7.35 per chiudere il primo quarto, ancora Beni dal palleggio, passa dietro il blocco Dow, ne approfitta per prendere il tiro il giocatore israeliano, arriva però il fallo di Dow che provava a contestare il tiro evidentemente in maniera un po' troppo vigorosa. C'è forse il secondo fallo di Dow, anzi non forse, prima lo sfondamento e poi il fallo che costringe subito coach Piero Bucchi a mettere in campo Massimo Chesso dopo 2 minuti e mezzo, peccato, primo mini problema, anche se Dow con le 45 minuti di ieri ne ha giocati quasi più di 30. Diventa ovviamente anche da gestire nei 2 giorni perché lui è un fisico che comunque per entrare in condizione ha bisogno di un po' più di tempo.
Gilben in lunetta con il primo punto di questa partita, avrà a disposizione tre tiri liberi. Point guard israeliana classe 98, ex Hapoel Gilboa, già nel giro della nazionale israeliana, circa 5 punti di media nella scorsa edizione del campionato israeliano. Dentro il terzo tiro libero, 2-0 il vantaggio dell'Hapoel Tel Aviv. Inizio di partita un po' al rallentatore, inevitabile la stanchezza come già detto da una parte e dall'altra. Vakrushlin in penetrazione, extra pass per Benjus da 3, a segno Eymantas Benjus che riprende un po' il filo del discorso di ieri. A proposito di voglia di passarsi la palla, bravissimo Krushlin a creare il vantaggio, De Vecchi con l'extra pass, Benjus stavolta coi piedi per terra, fantastico, bravissima la Dinamo a far ruotare la palla. Il tiro da tre di Young, solo Ferro, e poi Onuaku che esce vittorioso dalla lotta a rimbalzo. C'è Chessa ovviamente in regia a questo punto per il banco di Sardegna. La pressione di Beni, che ha approcciato questa partita davvero con tantissima intensità, va a prendere sì il pallone ma direi anche il braccio di Chessa in questa circostanza. Beni che ha tanta voglia però farsi vedere da parte del suo coach. Sì sì, fatto benissimo, come prima la difesa su Dau mette in grande difficoltà Massimo Chessa, che fa fatica ovviamente con la pressione del giocatore della Poel, e quindi bene per la Dinamo il fallo subito, però c'è una difficoltà. Max aveva chiamato 5 basso per andare a cercare Cinano Onuaku in post basso. Krushlin la finta, mette palla per terra in angolo contro JP Tokoto che è l'ultimo a toccare il pallone, sarà rimessa in attacco per la Dinamo con sostituzione anche in casa Hapoel. La Hapoel difende vero comunque, difende molto, molto bene, molto aggressiva, molto fisica, com'è, ha la capacità di cambiare anche sui blocchi, di mettere tanta aggressività. Young in panchina per la squadra israeliana, rimesso in gioco il pallone, no Luke Onuaku per il taglio competentissimo di Eymantas Benjus, arriva il quinto punto della Dinamo. Altra grande qualità di Onuaku è saper passare la palla, più di 3 assist di media l'anno scorso in Israele, ma lui veramente ha mani per passare molto bene la palla. Onuaku che peraltro ritrova quel Hapoel Tel Aviv che aveva maltrattato, possiamo dire, in finale di Coppa di Israele lo scorso anno, 30 punti, 17 rimbalzi per far vincere appunto la Coppa Nazionale al suo Bnei. Quest'oggi ritrova l'Hapoel. C'è il fallo intanto ancora della difesa ed è il secondo direi di squadra per quanto riguarda l'Hapoel Tel Aviv, rimessa dal fondo per la Dinamo affidata alle mani di Massimo Chessa. Il movimento di Benjus, ancora non Luke, voleva restituire qui il favore a Onuaku che ha qualche difficoltà nell'addomesticare il pallone, l'ultima deviazione con il ginocchio praticamente, fa cenno l'arbitro, e di Adam Ariel che trova subito il parquet in questa partita, ieri molto bene anche lui contro il Monaco. Sì, 16 punti, ha fatto una bella partita. Vediamo adesso la rimessa della Dinamo con Benjus che aveva tentato un bellissimo passaggio per Onuaku. Krushlin sulla pressione di JP Tokoto rischia di prendersi poi il backdoor, il pallone che è stato deviato secondo Krushlin ma non secondo gli arbitri, dunque anche secondo Piero Bucchi che fa ampi gesti in panchina. Invece la rimessa è per l'Hapoel, 5:50 per chiudere il primo quarto, sempre Gil Beni a costruire dal palleggio il blocco di Tokoto che va a ribloccare Show di Benjus, fatto molto bene, altrettanto bene Chessa qui nella metà campo difensiva, fuga subito in contropiede per Philip Krushlin. Ora la Dinamo cerca anche di aumentare un po' il ritmo. Tutti guardano la capacità di Benjus di tirare da 3 punti, di essere micidiale, ma è un giocatore che se i ragazzi che ci seguono da casa, i tifosi, gli appassionati guardano non solo per il tiro da 3 punti ma per l'intelligenza, prima il taglio senza palla, poi lo show difensivo, poi il passaggio in contropiede per Krushlin, è un giocatore tecnicamente di un'intelligenza sopraffina a questo livello. Rimessa dal fondo per l'Hapoel, il pallone in direzione di Beni, poi JP Tokoto per Ariel a servire ancora a Orton, finta di consegnato, poi il taglio lungo la linea di fondo, Beni di tocco, Manford dopo l'extra pass, il tiro è molto lungo e anche contestato forte in questa circostanza, ma c'è un altro extra possesso per l'Hapoel, sono tanti in questo primo quarto, stavolta c'è lo scivolamento difensivo irregolare di Krushlin. Però la Dinamo deve essere molto contenta perché ha fatto un'altra bellissima difesa dove tutti sono rimasti lì, hanno forzato i blocchi, hanno ruotato. Molto brava la Dinamo con un buonissimo atteggiamento nonostante la stanchezza a difendere
anche la Poel cerca di mettere grande aggressività, quindi è una partita anche piacevole, non per i canestri ma per l'atteggiamento e il modo di difendere che hanno le due squadre. Sottolineato anche dalla nostra regia il primo ingresso in partita di Stefano Gentile per la Dinamo, per la Poel invece c'è Jacoben Brown, ieri califfo assoluto nella vittoria sul Monaco, soprattutto nel finale di partita. Vedremo se ci regalerà emozioni anche questa sera. Armata la mano di Kruslin in angolo, il tiro è corto, il rimbalzo è di JP Tokoto, il giocatore di origini camerunensi va in cost to cost praticamente, poi serve l'assist per Orton, finisce a terra qui Onuaku, tutto regolare ed è parità a quota 7. Capacità atletiche pazzesche di JP Tokoto, che vola, non è un giocatore che ha tiro da tre punti, l'anno scorso 4 su 16 in tutto il campionato, però è un giocatore oltre 14 di media che va forte a rimbalzo, un giocatore di un atletismo che in Europa sicuramente si farà valere. C'era quasi un mezzo sfondamento ai danni di Cinan Onuaku, che aveva messo il suo corpaccione in mezzo alla penetrazione, bravo lui a servire Orton, gli arbitri forse hanno visto che Onuaku era dentro il semicerchio, può darsi che avesse toccato per non essere fischiato lo sfondamento in suo favore. Situazione al limite, JP Tokoto, anche direi discreta intelligenza cestistica, non a caso la sua alma mater è North Carolina e dunque ha avuto una discreta formazione. Tiro da tre, stavolta a bersaglio per Stefano Gentile, torna avanti la Dinamo 10-7, il pallone in angolo per Mumford, assist per Orton che però non riesce a far suo il pallone, transizione Dinamo con Chessa che si arresta dai 6-75 e manda a segno anche questa 12-7, perché il tiro era da due punti, c'era un piede sulla linea, ci sono delle proteste in campo. Sì, animi si stanno beccando Brown e Gentile, non so se per un precedente colpo di uno dei due, per il fatto che Gentile ha fatto segno quasi sul viso come se avesse ricevuto un colpo proibito a gioco fermo, comunque lontano dalla palla, bisogna stare attenti e guarda un po' chi si è meritato il campo già subito nel primo quarto. C'è Pisano sul parquet ieri, bene, anche due punti ha referto dalla lunetta, buono il suo approccio, si tratta, lo ricordiamo, di un classe 2005 prodotto del Vivaio lo scorso anno, molto bene in C-Silver con la Torres, l'abbiamo visto all'opera anche in Next Gen. Intanto continuano a discutere in maniera piuttosto polemica Jacoben Brown e Stefano Gentile. Sì, scusami, non Brown, Jacoben Brown, non Young, come avevo detto. Speriamo che gli animi siano a posto. Mumford proprio per Brown, tiro da tre non contestato, ma lo sbaglia qui il giocatore classe 90 originario del Texas, Gentile, qui fermato da Orton in maniera direi molto fisica e vigorosa. C'è tutto il fallo del terzo di squadra per quanto riguarda l'Apoel Tel Aviv, speso il bonus dall'altra parte. 3:47 per mandare in archivio il primo quarto di questa finale del torneo Città di Oristano, seconda edizione. Vedremo chi nell'albo d'oro di questa competizione andrà a succedere a Brindisi, che conquistò la prima edizione nel 2019 in finale proprio contro la Dinamo Banco di Sardegna-Sassari. Tante volte difendi benissimo e prendi canestro, nell'ultimo caso è la prima difesa così così della Dinamo, perché lascia Jacoben Brown con un tiro facile e tiro sbagliato però dal giocatore che nella semifinale ha letteralmente trascinato i suoi poi alla vittoria contro Monaco. Adesso sfugge la palla Gentile, fa molto caldo e molto scivoloso sia il parquet che la palla. Uno dei temi portanti della giornata di ieri, con le due semifinali che sono state effettivamente abbastanza scivolose a farne le spese, è stato soprattutto Adrien Mormann nel Monaco. Mormann che si è infortunato, Monaco che non l'ha presa benissimo, insomma, diciamo così. Passa in mezzo al blocco qui molto bene Mumford per il tiro dall'angolo di Ariel, che già ieri, come detto, ci aveva fatto vedere di avere una buonissima mano da fuori. Sì, però grande, grande giocata di Mumford che spezza il pick and roll in mezzo, l'uno contro uno quando mancano 8 secondi, entra e nel cuore dell'area serve Ariel per una grande palla. Gran palla anche quella di Massimo Chessa, schiacciata per terra per il taglio lungo la linea di fondo di Aimantas Benjus, backdoor molto ben eseguito in questa circostanza. Brown per Ariel che ci prova ancora e anche questa va dentro, botta e risposta da una parte e dall'altra, la partita pian piano sta ingranando.
Sembra un ragazzino, Mariella, 28 anni, è un giocatore comunque scafato e navigato, che ha un atteggiamento da giovane, però è un grande tiratore, l'ha già dimostrato ieri. Non è un caso. Assolutamente no, classe 94, grande esperienza nel campionato israeliano. JP Tototo va fino in fondo con la schiacciata, regalando anche un po' di effetti speciali al pubblico ristanese. Questa persa costa il sorpasso alla Dinamo, 15-14, 2-13 per chiudere il primo quarto. Vuole palla in posto Nuaku, che però è marcato d'anticipo da Orton, allora deve cercare un angolo di passaggio migliore. La Dinamo ci prova, Benjus allo scadere quasi del cronometro dei 24, una tripla trovata, ma con quelle mani Benjus può segnare anche questi tiri così difficili. Sì, interessante come difende Orton nei confronti di quarta bomba di Ariel, come difende davanti a un Onoaku per non fargli ricevere la palla, voleva la palla. E Dinamo e due difese che stanno dando veramente il massimo per mettere in difficoltà gli attacchi, ma da una parte Benjus e dall'altra parte Ariel stanno dominando la scena. Benjus fuori ritmo, ha messo una bomba davvero strepitosa, come dall'altra parte Ariel. Però Dinamo che cerca di mettere in partita Onoaku, che adesso uscirà per un riposo, che non è riuscito ad avere quei possessi per cercare di entrare in partita. Ora c'è la staffetta con Usman Diop. Bene anche Diop ieri. Intanto dicevamo di Ariel, giocatore che non è di primissimo pelo, che in passato è stato anche capitano dell'Apoel Gerusalemme, dunque i trascorsi assolutamente prestigiosi in patria, ex anche Apoel Holon, Maccabi Rishon e Maccabi Ashdod, con l'esordio nella nazionale israeliana che è datato 2018. In lunetta c'è invece Imantas Benjus per riportare in parità la Dinamo Banco di Sardegna, con qui uno dei ragazzi che si dedicano all'asciugatura del parquet, che aveva fatto invasione di campo. Come tutti i grandi tiratori, ogni tanto c'è qualche libero perso, perché i grandi tiratori notoriamente non sono clamorosi tiratori di liberi, però Benjus è intorno all'80%, ogni tanto ne perde uno. Ieri purtroppo nel finale, dopo una grandissima partita con lo 0-2, ha rischiato di compromettere tutto. C'è anche Amsalem sul parquet per l'Apoel Tel Aviv. Qui la difesa di Pisano è giudicata irregolare, e allora questo fallo costa dei liberi alla Dinamo. Fallo il primo per quanto riguarda Riccardo Pisano. E Ariel che ha l'opportunità di ingrossare ancora il suo bottino personale in questa partita, con Jacoban Brown che va a colloquio con uno dei tre arbitri, ancora immaginiamo per parlare dello scontro precedente con Stefano Gentile. È caldissima la mano di Ariel, il primo tiro libero è dentro. Apoel Tel Aviv in vantaggio sulla 19-18, 1-25 al termine del primo quarto, 2-2 per Ariel. E torna anche Beni per l'Apoel con Manford che va a respirare un pochino. Quintetto dunque con una connotazione israeliana, patriottica più forte ora per l'Apoel. Tre giocatori israeliani appunto nel quintetto a questo punto. Fallo su Gentile. Però e si torna anche questa, perché è un fallo ingenuo sul palleggio. Regalato a Gentile, che avrà due tiri liberi visto il bonus di entrambe le squadre. Pisano prima ha provato a difendere, ha un po' esagerato, ma non è stato, è stato un peccato un po' di gioventù. Qua c'è proprio l'ingenuità da parte del giocatore della Apoel Tel Aviv, che dà l'opportunità a Stefano Gentile di andare in lunetta. Quinta stagione per lui alla Dinamo, lo scorso anno 9 punti di media con 3.3 rimbalzi, quasi 3 assist, l'80% ai liberi. Il primo è andato dentro a 1.20 dal termine del primo quarto. Il secondo tiro libero di Gentile trova ugualmente successo. Allora siamo in parità nuovamente qui al Palasport Sarodia, con anche l'ingresso in campo di Horde per l'Apoel. L'ex Portland Trail Blazers sbaglia il primo tiro della sua partita, il pallone recuperato da Gentile subito per Benjus, che mette palla per terra contro Ariel, lo voleva sorprendere con il primo passo, una buona scelta perché porta al fallo proprio del numero 11 biancorosso. Molto fiscali gli arbitri in questo caso, la finta di passaggio di Benjus e la partenza dall'altra parte immediata con Ariel, che rimane un leggermente sorpreso dalla partenza di Benjus. Gli arbitri fischiano subito fallo, ci può stare, un po' fiscale, però la furbata tra virgolette di Benjus nel fintare partire dall'altra parte immediatamente.
Benjus che firma il controsorpasso. Dinamo 2 su 2, 22-20, ultimi 60 secondi del primo quarto che iniziano ora con Hord ancora in punta, lascia il consegnato nelle mani di Beni e poi Jacoben Brown è pronto, il blocco ancora di Hord, cambio di marcatura con Kessa sulle tracce di Ariel che manda per aria anche questo tiro e lo manda a segno, davvero caldissimo, parità a 22. Kessa, 40 secondi ancora da giocare in questo primo periodo, Kessa sempre con il suo bel da fare per divincolarsi dalla marcatura molto fisica di Gil Beni, il pallone che arriva in post per Benjus, attirato sul raddoppio, il pallone che esce fuori per Pisano, extra pass di Gentile per Kessa da tre punti corto, 20 secondi ancora sul cronometro del primo quarto, Brown vuole ovviamente andare fino in fondo e vuole sistemare le spaziature dei compagni, Hord scappa via dopo aver accennato a un blocco, c'è il movimento invece di Ariel ad aprirsi verso fuori, il tiro da tre sbagliato stavolta da parte di Ariel, voleva assolutamente che fosse lui a tirare il suo playmaker Jacoben Brown, cala in sipario sul primo quarto, 22 pari. Sì, un bellissimo primo quarto, buonissime difese al di là degli show di Benjus e di Ariel, 16 di Ariel, quasi altrettanti di Benjus dall'altra parte andando a memoria, però atteggiamento di fisicità, di voglia delle due squadre di aggredire, di essere più intense anche difensivamente nonostante la partita di ieri, quindi una partita anche questa sera molto piacevole. Per noi un po' di pubblicità, poi torniamo in diretta. Devi solo scegliere i mobili che ami o il master che preferisci. Al resto pensiamo noi. Prestiti personali del Banco di Sardegna. Alle donne, il Banco di Sardegna dedica BDS in rosa, una linea di prodotti con la soluzione più giusta per aiutarti nella vita di tutti i giorni e per darti una mano a far crescere i tuoi sogni. BDS in rosa, il banco in squadra con le donne. È normale ricevere di più. Se sei un cliente Reale Mutua. La compagnia che restituisce ai suoi migliori assicurati parte degli utili. Perché una mutua condivide sempre di più. Eccoci tornati in diretta, sta per iniziare il secondo quarto di questa finale del torneo Città di Oristano, trofeo Città di Eleonora, seconda edizione, 22-22 dopo il primo quarto, Dinamo che torna in campo con Filip Kruslin, con Chris Dau, con Usman Diop, con Stefano Gentile e con Luca Gandini che ieri ci ha fatto divertire con un paio di assist veramente notevoli, risponde la Puel Tel Aviv con Beni, Jacoben Brown, c'è anche Amsalem, rivediamo Young assieme a Hord, questo il quintetto della squadra israeliana, Dau a gestire il primo possesso del secondo quarto per la Dinamo, Gentile fuori, Gandini aggredito da Beni che rischia di portargli via il pallone, si lotta a terra con Gandini contro due avversari, palla contesa, il possesso sarà per l'Apoel. Gandini che è chiamato in qualche modo a farci divertire anche oggi, vedremo se sarà altrettanto ispirato a livello, sì, di assist. Una palla che ripeto è molto scivolosa, in difficoltà anche nelle altre due, nel primo quarto le due squadre, però mi sembravano che i giocatori della Poel fossero finiti fuori dal campo nel anche, tentativo sì, di fare la contesa. È quello Beni, che chiedeva Bucchi, penso. Brown, Hord a bloccare, c'è lo show di Diop, Gentile torna accoppiato con Jacoben Brown, Apoel che ha 7 secondi a disposizione per tirare, mentre sono arrivate le statistiche del primo quarto, Young col potenziale gioco da 4 punti, un po' in difficoltà, lo abbiamo detto ieri e sottolineato più volte, è arrivato sovrappeso dai compagni nel ritiro dell'Apoel, però si tratta di un giocatore di primissimo livello, soprattutto in Europa, prima scelta, chiedo scusa, 17esima scelta assoluta del draft NBA 2014 da parte dei Boston Celtics, dunque la materia prima c'è assolutamente.
Sì, sono arrivate le statistiche, come dicevi, la Dinamo ha tirato 7 tiri in meno della Poel, 7 su 11 contro 7 su 18, però il 22 pare tanti extra possessi, 4 su 5, 4 su 11 da 3 col 4 su 5 di Ariel con 16 punti, come dicevamo, dall'altra Benjus a 13 punti con 4 su 6 dal campo. Piccolo strappo ora della Poel, più 4, 26 a 22, ora anche il pallone recuperato sempre da Young, Brown fa correre Beni, poi Amsalem che cerca soluzioni, attacca Gandini dal palleggio, è più rapido ma Gandini è molto più esperto e infatti riesce a ottenere il possesso. Sì, molto bravo e furbo Gandini nel cercare di spizzare la palla contro le gambe di Amsalem e Bucchi vuole subito chiamare time out perché vuole sistemare la questione difensiva. Vedo Chris Dow oggi molto in situazione di gestione fisica estrema, mettiamola così, proprio andare con le marce ridotte, infatti fino a questo momento i due falli iniziali, proprio per il discorso detto di ieri, dei 31 minuti di ieri che pesano notevolmente su un giocatore che ha bisogno di più tempo per entrare in condizione. E anche Onuaku ancora con le marce un po' basse. Sì, diciamo che non è andato male, però non ha avuto la possibilità di avere scarichi o di avere palle in post basso che potessero metterlo in partita. Anche lui fino a questo momento, ovviamente, anche per la bravura della Poel che fisicamente, come ha fatto la Dinamo per lunghi tratti, ha difeso molto bene. Primi segnali in casa Poel, primi squilli da parte di Young, che ieri non ci ha fatto vedere assolutamente nulla, però insomma sappiamo che si tratta di un giocatore talentuoso, lo ha dimostrato ispirando questo primo piccolo strappo della Poel nella partita, gioca da 4 punti che ha inaugurato il secondo periodo. Time out che si sta esaurendo, tra poco in campo le squadre, 8 minuti 56 secondi per tornare negli spogliatoi per l'intervallo di metà partita. Gentile, Krushlin, Gandini, Dau e Diop, questo è il quintetto mandato sul parquet da Piero Bucchi, con Dau che, come detto, ha un po' le gambe pesanti, ma era assolutamente prevedibile alla vigilia, dopo i tanti minuti giocati ieri, dopo un finale di partita in particolare abbastanza dispendioso che lo ha visto tra i principali protagonisti della partita. Torna in campo ora anche la Poel con Hord, Manford, Amsalem, Young e Beni. Diciamo che se ci fossero stati Robinson e Jones, Dow era sul minutaggio dei 18-20 minuti per le due partite, ha dovuto fare ovviamente anche gli straordinari visto anche l'overtime. E ci sono le assenze, insomma, in casa Dinamo, lo abbiamo più volte ricordato. Gandini da tre la mette col primo tiro della sua partita, è subito vincente, meno uno di no. Io continuo a sostenere che questo ragazzo non ha il fisico, però in emergenza qualche minuto con l'intelligenza che ha e con le mani che ha può dare una mano. E ispira naturalmente simpatia, uomo spogliatoio, anche per questo è stato confermato ancora una volta, dicevamo, sul talento di Young. Beh, giocatore che vede come pochi il canestro, che giocatore molto offensivo, che ha grande capacità di attaccare uno contro uno, di avere più soluzioni per poter mettere in difficoltà gli avversari. Se non vado errato, forse c'è il terzo fallo di Krushlin, potrebbe essere, perché c'è il cambio immediato con l'entrata di Raspino, che andrà così ad esordire per la seconda volta dopo i 3-4 minuti che ha giocato ieri. James Young segna anche il tiro libero supplementare completando 29. Il suo gioco da 3 punti, lo scorso anno 17 di media con 6 rimbalzi per lui, sempre all'Apoel Tel Aviv, non ha avuto grande fortuna in NBA, complici alcuni problemi fisici. Sta dando un ottimo contributo alla squadra israeliana. Cambio ancora, c'è spazio per Yannai con la canotta numero 10, fuori Gil Beni, 8-14 per chiudere il primo tempo, consegnato per Dau che prova ad attaccare proprio subito il nuovo entrato Yannai, c'è il fallo e bravo, ci saranno stavolta bravo liberi. Dau a prendere subito il primo passo mettendo in difficoltà la difesa perché era ancora sulle gambe, lui ha preso quel piccolo vantaggio che si è portato dietro, peccato che ha sbagliato un rigore che sarebbe stato canestro e fallo perché l'arbitro ha fischiato la continuità di tiro e quindi i due tiri liberi poi successivi, visto che Dau ha sbagliato il layup.
2-2 dalla lunetta per Chris Dau, l'ex Bamberg a referto porta a meno 2 dunque il Banco di Sardegna, 29-27. Proprio Jannai dal palleggio in regia al posto di Beni, questo frangente di partita per l'Apoel. Hord, il movimento a smarcarsi sul perimetro per Manford che se la sente da tre punti, sbaglia rimbalzo lungo per Dau che oltrepassa la metà campo, il tiro in corsa è sbagliato, anche abbastanza difficile in questo caso per il giocatore del Banco di Sardegna. Siamo già dall'altra parte, Jannai schiacciato per terra per Hord, rischia qui il giocatore dell'Apoel, ma secondo gli arbitri c'è il fallo della difesa, fallo di Usmandio. Io sono direi abbastanza d'accordo, perché sembrava sfondamento ma secondo me leggermente spostato Diop all'ultimo momento per cercare di tenere la posizione, sicuramente fuori dallo smile, però è un po' al limite, un po' dubbia, ci potevano stare secondo me tutti e due fischi, non sbagliata la decisione degli arbitri. Hord allora in lunetta per l'Apoel Tel Aviv, seconda formazione più vincente nella storia del basket israeliano, 5 titoli nazionali, 4 coppe di Israele, in una nazione dove domina storicamente il Maccabi di Tel Aviv. Il primo libero è segnato per Hord, Apoel in questa stagione chiamato a riscattare un percorso un po' deludente in patria, lo scorso anno soltanto 7° posto al termine della regular season e poi eliminazione nei playoff con proprio a opera degli acerrimi rivali del Maccabi di Tel Aviv, e persa anche la finale di Coppa Nazionale come detto con Onuaku straripante nelle fila del Bnei. Hord segna il secondo tiro libero e porta l'Apoel nuovamente in vantaggio di 4 lunghezze, 31-27. Dau dal palleggio si affida subito a Stefano Gentile, poi ancora il consegnato per Dau, blocco e riblocco di Diop che qui ha un'ottima lettura per Raspino, il tiro è corto, vola, rimbalzo due volte, Dau si lotta sul pallone, Raspino non si arrende, di tocco Gandini in angolo per Dau che segna da tre punti, cercava di prendere anche il fallo non arriva, arriva comunque la tripla. Voleva il fallo a gran voce anche in questo caso Piero Buchi, che voleva il gioco da 4 punti potenziale per Dau, che mette la sua prima bomba in maglia Dinamo con un bravissimo Raspino a prendere due volte il rimbalzo offensivo. C'è il fallo di Gentile in questo caso, Dinamo sul meno uno grazie alla tripla di Dau, come giustamente hai sottolineato, la prima della sua esperienza. È già bonus Roby, scusami, dopo 3 minuti del secondo quarto. Quarto fallo di squadra per la Dinamo. Forse anche qualche problema di falli per Gentile che deve lasciare il parquet. Torna Massimo Chessa per la formazione di Piero Buchi, il pubblico è in perfetta simbiosi con la squadra, ce ne siamo già accorti ieri, ora prova a farsi sentire. 6 minuti 58 secondi al termine del secondo quarto, Jannai per l'uscita di Manford, poi JP Tokoto, Manford a sfruttare il blocco di Hord e a buttarsi dentro, buono lo scarico per Amsalem. Il fallo deciso e speso, se non ho visto male, da Usman Diop, e Apoel che tornerà in lunetta. Forse Raspino, perché ha tentato di arrivare con il lato debole per un secondo, per una frazione di secondo non è riuscito ad anticipare il lato debole e ha costretto a fare poi il fallo per non dare due punti facili a Salem. Dinamo che ci prova, che lotta difensivamente, non è sempre lucida e di qualità, però ripetiamo, ci sono le assenze importanti, ci sono le rotazioni costrette tra virgolette, però tutti stanno avendo un buonissimo atteggiamento e si stanno cercando di aiutare, si stanno cercando di prodigare per quello che gli ha chiesto Buchi prima del match. Il classe 2001 Lotan Amsalem è in lunetta nazionale under 20 israeliano, segna il tiro libero e torna Young, James Young per l'Apoel Tel Aviv. Sono 6 giocatori in campo, qualcuno deve uscire e tocca ad Amsalem, dunque ripristinata la parità numerica come si dice nel calcio, si può ripartire. 6-42, Chessa in cabina di regia,
il movimento ad aprirsi di Diop, end off per Dau, prova a sporcare il pallone Mumford che però resta in possesso del banco di Sardegna. Diop ancora consegnato per Chessa, rolla dentro Diop, non si intendono però i due, il pallone che termina oltre la linea laterale. E due sbavature da parte di Massimo, perché Massimo Chessa prima con il passaggio che poi Dau è riuscito a salvare, poi con il passaggio per Diop probabilmente aspettava il taglio del compagno, infatti gli ha fatto segno e palla persa per la Dinamo. Pick and roll qui sull'asse Mumford Hord, Jannai parte verso sinistra, buono il pallone per Hord che riesce a eludere l'intervento di Gandini e a depositare il layup del più 5 a Poel, che se non vado errato è anche il massimo vantaggio, sì, per la squadra israeliana. 35-30, Chessa, Gandini, fallo qui di JP Tokoto che si era fatto ingolosire dalla ricerca del pallone però senza trovarlo, ed è il terzo di squadra per l'Apoel. Torna Chinanu Onuaku, vedremo se riuscirà a trovare un po' più di spazio in questo suo secondo ingresso in partita. Sì, ha fatto fatica sia lui che Diop contro la fisicità, l'atletismo dei lunghi Tel Aviv, scusami, e adesso vediamo se riuscirà a entrare un po' in partita. Chessa, piedi a posto da tre, segna Massimo Chessa e porta la Dinamo a un solo possesso di distanza dall'Apoel Mumford. Qui un passaggio un po' avventato che preda di raspino Dau per Chessa, se la sente ancora da tre Massimo Chessa, stavolta è lungo, fa valere i suoi centimetri a rimbalzo Hord. Mumford si era perso un giro, JP Tokoto che era rimasto dall'altra parte, cherry picking per il numero uno, schiacciata facile a due mani, e Apoel che torna sul più 4, 37-33, siamo quasi alla metà del secondo periodo. Raspino oltre l'arco per Dau, alto basso qui per Onuaku con Hord che era arrivato in anticipo, il possesso sarà comunque per il banco di Sardegna. Sì, chiedeva la bracciata Onuaku da dietro perché lui è molto bravo a sigillare dentro l'area e a prendere l'alto basso, brava la Dinamo a cercare il triangolo per servirlo in profondità, brava comunque la Poel che adesso deve difendere con 5 secondi da giocare. Gandini finte, poi assist parlante per Chris Dau, anche questo lo segniamo per gli highlights. Bravissimo, perché con il cronometro in testa mancava un secondo allo scadere dei 24, riuscito a vedere con la coda dell'occhio il suo compagno. È brutta difesa dell'Apoel quando mancavano pochi secondi appunto allo scadere dei 24. Jannai non si fida del tiro, preferisce insistere con Mumford. JP Tokoto dall'angolo, abbiamo detto, non è un tiratore ma può metterla se in ritmo come in questo caso. Sì, buona circolazione di palla dell'Apoel, adesso Dau prova a rispondere dall'altra parte, sbaglia, e Apoel che fino a questo momento mette in mostra quella fisicità che ha fatto il piccolo break fino a questo momento. Più 5 ripristinato, Hord qui sbaglia con un tiro dall'alto coefficiente di difficoltà. Non c'entrava niente, con l'inerzia più 5, buona difesa, ha fatto un tiro che non c'entrava niente. Forzatissimo, e segnalo, si è appena rialzato dalla panchina anche Benjus, che dunque presto rivedremo in campo per la Dinamo. Dau qui rischia la persa, torna da Chessa, tripla frontale, stavolta corta, Mumford subito per Jannai che era in fuga dall'altra parte, Hord guarda il canestro, tiro non contestato, a segno anche questo per l'Apoel che dunque ora è ufficialmente in fuga sulla più 8. Sì, meritato anche il vantaggio, anche se la Dinamo non ha fatto male, però ovviamente la profondità del roster, la capacità di avere, come detto in precedenza, più fisicità con i lunghi, con i giocatori con le ali, da JP Tokoto a Hord, a Orton come abbiamo visto all'inizio, abbiamo visto pochissimo Jacoben Brown che ieri con Mumford è stato grande protagonista, ma sono stati soprattutto i lunghi al di là di Ariel, soprattutto difensivamente, a mettere in difficoltà la Dinamo con l'atletismo e con il dinamismo. Time out in campo allora, 3 minuti e 42 secondi al termine del secondo periodo, c'è la prima vera fuga dell'Apoel Tel Aviv, più 8, 43-35 con il canestro da 3 punti realizzato in precedenza, anche Hord tra i protagonisti, Jalen Hord, giocatore franco-americano, nativo di Le Havre ma con esperienze anche abbastanza importanti a livello collegiale, uscito da Wake Forest nel 2000
e 19 lo abbiamo visto tra NBA e J-League in questi anni ed è riuscito a togliersi lo scorso aprile, anche una soddisfazione non da poco, una doppia doppia da oltre 20 punti e 20 rimbalzi in una partita di regular season, prima stagione per lui nel basket europeo. Segnali incoraggianti in precedenza dunque per la Poel anche da parte di Jalen Ford. Si torna in campo Chris Dau contro la difesa di Arel, nuovo ingresso in campo per l'Apoel a questo punto. Dau dentro per Onuaku che va a prendersi il fallo di Jacob Van Brown, che non poteva fare tantissimo altro a quel punto, c'era ancora peraltro un fallo da spendere per l'Apoel. La richiesta proprio di Piero Bucchi di andare dal proprio lungo per cercare di mettere in difficoltà la difesa dell'Apoel e inserire, come detto, nel match Onuaku, che adesso avrà due tiri liberi perché il fallo di Brown ovviamente era sull'azione di tiro del centro della Dinamo. Ovviamente azione di tiro in precedenza, dunque automatici due tiri liberi per Chinanu Onuaku, che tirerà con la sua tecnica un po' dal sapore vintage alla Rick Barry, granny shot di cui abbiamo parlato ieri, esecuzione certo non per gli esteti del basket ma che è efficace a prescindere dal fatto che ha sbagliato il precedente tiro libero. Comunque giocatore che si aggira tra il 70 e l'80% in carriera dalla lunetta, evidentemente questa tecnica poi si rivela nei fatti efficace. Ha segnato infatti il secondo, 36-43 il punteggio sul tabellone, ed è tornato Orton nell'Apoel. Rimessa dal fondo eseguita per Arel, altro giocatore giovane in campo per la squadra di Tel Aviv. Orton, l'uscita del numero 3 Arel, poi Jacob Van Brown in punta, si muove sul blocco portato da Orton, pallone sparato in angolo per Ariel che stavolta dopo la grandinata del primo quarto va corto, ma c'era anche forse la deviazione di sul pallone probabilmente da parte, come avete sentito, di Jack De Vecchi. Onuaku, De Vecchi, extra pass per Gentile, tiro corto ovviamente, tanti tiri corti per la Dinamo, una circostanza facilmente spiegabile con la stanchezza e con le gambe che mancano un pochino, si tende a tirare un po' più con il braccio, un po' meno con le gambe. Il blocco di Orton, Brown il tiro muovendosi all'indietro con errore, Gentile corre dalla parte opposta, attende il piazzamento dei compagni, arriva Gentile, un'occhiata per Benchus, servito, 13 secondi per tirare, Dau accoppiamento con Ariel, lo può attaccare perché è più fisicato, finisce giù. Qui Chris Dau, non c'è il fallo secondo gli arbitri, resta a terra peraltro il giocatore della Dinamo colpito sul volto. Jacob Van Brown tripla in transizione a referto ed è più 10 ora Apoel Tel Aviv, 46-36 con Dau che viene soccorso proprio da Brown, non dovrebbe trattarsi nulla di che, soltanto una botta sul volto, chiede spiegazioni perché avrebbe gradito il fallo in precedenza. Sì sì, assolutamente ci stava secondo me il fallo, al di là che è andato a cercare il contatto, poi ci sono state le braccia abbassate del giocatore di Tel Aviv e poi, come classico succede, prendi la bomba immediatamente dall'altra parte. Il vantaggio è meritato assolutamente, Dinamo un po' sulle ginocchia, un po' più stanca, un po' con più fatica, ha fatto un bellissimo primo quarto secondo me proprio di qualità e finché ne aveva, adesso sta un po' facendo fatica, come dicevi tu, anche i tiri costruiti abbastanza bene corti. Dau per coinvolgere qui Onuaku, riesce a eludere la marcatura d'anticipo di Orton che poi cerca di tornare da dietro, ma c'era prima il fallo di Ariel, fallo che riporta Chinanu Onuaku dunque in lunetta con la Dinamo, che deve cercare in qualche modo di tener testa a questo allungo da parte dell'Apoel, ora in doppia cifra di vantaggio sul 46-36. Chinanu Onuaku, scelta, e Manfort chiedeva NBA. Il fallo sul palleggio comunque, ma era il bonus, era già speso, quindi cambiava poco. 37esima scelta, dicevo, Chinanu Onuaku nel draft NBA 2016 da parte degli Houston Rockets, poi l'Europa, ha giocato con il Barba assolutamente, con James Harden, e dunque anche trascorsi di un certo livello per lui, che aveva anche delle attenzioni, diciamo così, da parte di formazioni di Eurolega. Sassari però
insomma, è costruita, si è riuscita a costruire in questi anni anche un certo nome, una certa credibilità a livello europeo. Ha rischiato di andare a Brescia, Cinanu Onuaku, poi Federico Pasquini è riuscito a portarlo in Sardegna. Sì, come ha detto anche Fadini in precedenza, sarà seguito poi dall'Eurolega, dall'NBA, perché comunque le potenzialità, gli skills sono quelli di un giocatore importante che ovviamente deve crescere, può lavorare, può migliorare. Questa sarà la mission di Piero Bucchi e del suo staff, però le qualità e il diamante grezzo, si vede che è un diamante comunque. Questo secondo libero è cortissimo, 46 a 37 in favore di chi attacca. Xavier Mumford per Chris Orton, l'uscita dal blocco di Ariel Gentile prova a ostruire in qualche modo questa uscita dal blocco e c'è il fallo della difesa secondo gli arbitri, forse anche qui un fischio che viene ritenuto un po' fiscale soprattutto da parte di Gentile, un fischio che soprattutto manda in lunetta Ariel. Sì, è forse il terzo di Stefano Gentile e soprattutto sembrava a parti invertite che la spinta fosse venuta dal giocatore della Hapoel Tel Aviv, l'arbitro ha deciso che la prima spinta era quella di Stefano Gentile. Tutt'altro che convinto il figlio di Nando da questa chiamata arbitrale, sono tre i falli, dunque deve tornare Massimo Chessa, lavoro extra per lui, prima in sostituzione di Dau e poi in sostituzione anche di Gentile. Sbaglia Arel. Posso dire però, senza cattiveria, con il massimo rispetto degli arbitri e senza partigianeria, nel senso che non conta il risultato, non mi interessa il risultato da una parte con l'altra, però mi sembra stasera rispetto a ieri un livello decisamente più basso anche nei fischi, nel non vedere i tocchi, nel fischiare con un metro diverso, insomma non bene fino a questo momento, con tutto, ripeto, col massimo del rispetto agli arbitri. È preciso anche per loro del resto, intanto il beniamino anche qui del Palasport Sarodia, Jack De Vecchi segna i primi due della sua partita con questo bel piazzato dalla media distanza, 47 a 39, Dinamo che è sulle gambe, stanca, è un po' in un momento di appannamento ma che cerca di restare in qualche modo in scia. Bel rimbalzo d'attacco per Orton, poi Mumford con il taglio ben costruito a questo punto, ma c'è un altro errore, Dau dall'altra parte prova ad approfittarne, c'è il canestro, c'è il fallo e anche il potenziale gioco da tre punti per Chris Dau, abbiamo detto fisico, compatto, forte, sa andare su deciso, la Dinamo lo ha preso anche per questo. Bel canestro, dall'altra parte si vede come Onuaku rispetto a ieri sia ovviamente con quel corpaccione, stiamo parlando di quasi 2,10 m, 2,7 m per 110 kg, patisca un po' la partita di ieri e la fisicità e l'atletismo dei giocatori della Poi che vanno forte a rimbalzo, poi il contropiede quando la Dinamo può andare in transizione, Dau si può anche esaltare nell'attaccare il ferro come dicevi tu con la fisicità, mantenendo il controllo del corpo e andando a tirare con grande sicurezza per il meno 6 con la Dinamo che era sotto di 10 col possesso di Tel Aviv, è riuscita con un piccolo sprazzo a vedere di cercare di rimanere attaccata al match nonostante scusa Roby, i falli, perché Kruschlin, Gentile, insomma i problemi di falli anche oltre alle rotazioni sono un altro mini sentore di questo primo tempo, secondo quarto un po' difficile. Chris Dau diceva in precedenza che è riuscito ad attirare su di sé le attenzioni giocando un'ottima stagione nelle fila del Promete in Ucraina, poi lo scoppio della guerra lo ha portato a sposare la causa del Bamberg. 12 punti e mezzo di media lo scorso anno con 4.8 rimbalzi, anche per lui dunque giocatore che sa farsi rispettare vicino a canestro, qualificazione ai playoff per il Bamberg, poi eliminato dall'Alba Berlino, campione di Germania in seguito. Tornano in campo le squadre, 1 minuto 9 secondi al termine del primo tempo qui al Palasport Sarodia di Oristano nella finale del torneo città di Oristano, trofeo città di Eleonora. Dinamo che è andata sotto anche di 10, ora sta cercando in qualche modo, nonostante la stanchezza, di restare in carreggiata, lo sta facendo anche grazie all'apporto di Chris Dau, gambe pesanti anche per lui, però c'è il talento dalla sua parte in precedenza, un pregevolissimo potenziale gioco da tre punti. Torna anche l'Hapoel con Horde, Young, Orton, Arel e Mumford, questi i cinque per la Dinamo, oltre a Dau ci sono Onuaku, Benjus, De Vecchi e Chessa, questi 10 protagonisti sul parquet. Non completa il gioco da tre punti
Chris Dow, allora più 6, palla in mano per l'Hapoel Tel Aviv con il movimento di Mumford, l'uscita di Young aggredito da De Vecchi che voleva il pallone, trova però le braccia dell'avversario e allora invita in lunetta il suo avversario. È ingolosito Jack, perché quelli erano i suoi anticipi, la sua capacità di anticipare proprio nell'uscita dei blocchi l'attaccante, andare poi in contropiede con la palla rubata, è arrivato con un secondo di ritardo che ha permesso a Young di subire fallo e di convertire il bonus nei due tiri liberi. Sorride Jack De Vecchi, lo avete visto inquadrato anche in precedenza, 17esima stagione alla Dinamo per lui, record assoluto nel campionato di Serie A, riscritto peraltro proprio dal capitano bianco-blu. Dau, meno 8, Dinamo, ultimo minuto del secondo periodo, ancora Dau, attende l'uscita di Chessa, si propone in posto Nwaku qui per l'alto basso con De Vecchi. C'è la difesa di Orton, ancora abbastanza fisica, Chessa con un tiro senza particolare ritmo, infatti scuote la testa Piero Bucchi in panchina, 31 secondi, palla in mano per Mumford a sfruttare anche il cronometro, 12 per il tiro dell'Hapoel Tel Aviv. Anche Jacoben Brown in piedi dalla panchina per guidare l'azione dei compagni, gioco a due sull'asse Mumford-Horton, poi Mumford che si mette in proprio, trova uno spazio per andare dentro in penetrazione, il pallone recuperato da Chessa, lancia la fuga di Jack De Vecchi, la Dinamo riesce a pescare questo canestro importante anche dal punto di vista del morale, accorcia sul meno 6, altri due secondi però il tiro di Arel che segna, il buzzer beater chiude col punto esclamativo il secondo quarto, l'Hapoel Tel Aviv più 9, 52-43. Tiratore micidiale, brava la Dinamo prima a crederci e riuscire con il contropiede di Jack De Vecchi a rintuzzare. La nota dell'attacco di prima, non in tiro tanto fuori ritmo di Massimo Chessa, però deve avere pazienza. Se al primo giro non riesci a dare la palla ad Onaku, devi avere pazienza di andare col secondo giro, perché avevano ancora i secondi per poterlo riservire. Non sempre lo puoi servire subito alla prima azione, devi avere un po' più di pazienza, o se no altrimenti tirare con grande convinzione, cosa che Massimo Chessa mi sembra che fosse a metà strada. 52 Hapoel Tel Aviv, 43 Dinamo Banco di Sardegna Sassari in questa finale del torneo Città di Oristano. Noi ci risentiamo tra qualche minuto per il racconto del secondo tempo. Devi solo scegliere i mobili che ami o il master che preferisci. Al resto pensiamo noi. Prestiti personali del Banco di Sardegna. Alle donne, il Banco di Sardegna dedica BDS in rosa, una linea di prodotti con la soluzione più giusta per aiutarti nella vita di tutti i giorni e per darti una mano a far crescere i tuoi sogni. BDS in rosa, il banco in squadra con le donne. Roslin attaccato, alza la parabola subito per Cinanu Onuaku. Adams, Dau, Dinamo che è pronta ad allungare il suo parziale e lo fa prontamente con il pesca dentro Omic, c'è il taglio tra le gambe, prende il blocco di Onaku, il tiro in step back, palleggio preso in consegna da Krujlin, blocco di Omic, hesitation, seduta dentro senza paura. Il pallone ribaltato ancora per Mejus, molto caldo dai 6.75 questo per la ricezione di Dau, pallone battuto per terra, poi fuori per Chessa, armata la spalla in seguito alla fusione, comunque Zagabria intanto arriva in questo secondo quarto, gentile poi per Gandini e quindi Guzman Diop da tre punti in emergenza, 49-43 di Dau, extra possesso Mejus per la quinta tripla della sua serata. E questo è rigore, a porta vuota. Ha giocato l'ultimo campionato australiano, Ferrell, tiro veloce, Onaku dalla media a questo tiro, con un budget come hanno Venezia o altre squadre. Deve... extra possesso per il Banco di Sardegna, Krujlin da distanza, giocatore croato.
Alibegovic, anche lui con un tiro immediato. Di davvero il corso d'opera. Pallone alzato per Cignano, Onuaku che passa. Il giocatore Benotero qui, ovviamente ancora il palleggio, poi si butta dentro, tiene Mondre a 72, prova a rispondere Dau che alza per Onuaku, alley-oop, spettacolo. Il curriculum del resto è assolutamente notevole. Che in teoria per adesso con Adams. Josh Adams che spara la tripla infatti. Dau sulla rimessa dal fondo, subito dentro per Onuaku. Segna, subisce il pallo. Potrà tornare in lunetta con Onuaku. Il tiro libero è il pallone. Ottimo dentro per Onis, ma arriva da dietro Benjus a oscurare la pallata e poi Krushlin. Fino in fondo per l'85 a 82, protesta Omic, il pallone nelle mani di Adams, il blocco di Omic va dentro, ancora 4 ruote motrici, rilascio, ma c'è l'extra possesso, Gentile spara subito da 3, Ferrell per Adams da 3 punti, risponde al fuoco nemico, tocca anche Usman Diop, palleggio arresto di Usman Diop, Ferrell dall'altra parte in transizione da 3 punti a 21-8 dal termine. Diop va fino in fondo, sbaglia, c'è il rimbalzo d'attacco di Usman Diop appoggiato al vetro, va dentro Ferrell, il tiro è sbagliato di Ferrell, lo abbiamo elogiato in più circostanze, ma penso se non vuole essere extra pass per Ferrell da 3 punti, in e out ancora una volta. Diop sul rimbalzo, riesce a strappare, secondo tiro libero, anche questo sbagliato, scarica in angolo per Jeremic da 3 punti, corto, Alibegovic prova a correggere, finisce qui al palo. La partita veramente in maniera con cuore, senza veramente senza più un ossigeno. Alle donne, il Banco di Sardegna dedica BDS in rosa, una linea di prodotti con la soluzione più giusta per aiutarti nella vita di tutti i giorni e per darti una mano a far crescere i tuoi sogni. BDS in rosa, il banco in squadra con le donne. This is it, this is the moment. It's time for a clutch play. Down, showing, going, shooting, down! Definition of a clutch moment. Dau keeps the tie. I got a laundry list a mile long. If you don't call it like you see it, get the Dau tone. I gotta go. I can't do yes man or brown nose. Yeah, I actually started in Germany Pro B, and a lot of people don't know this, but I started Pro B Germany, which is the third division, and I got cut in the preseason. To this day, I really don't know why. It was never really like said to me, but I got cut then, and then I finished my year in Portugal, and then like so slowly just started moving up and improving myself and getting in some really good situations. Well, my granny, my dad's mom had went there, and she worked there, so my dad, he would go there and run the hills and stuff all the time. So there was some family history there, but religion didn't really have anything to do with it. They were like a great school academic-wise, and they had, during that time, even now, I mean, they've had really good basketball team, and it was a good school to go to for academics, so that's what ended up being my choice. I feel good, my body, my mind, like I feel like this is the prime of my career, so I want to take advantage of it and try to make another step here in Sassari. I've been hearing about David Logan since I was in my university, because I'm from NCAA 2, Division 2, and he was also NCAA 2. So the school that he went to, we played all the time, so I would hear his name all the time, and he was like player of the year. So I've always known about him. I got to meet him some years ago. He's from maybe 2 hours from where I live. So he's a legend, and I saw what he did here. And then Miro, he has some experience here. And then just, I'm aware of the history of Sassari. I didn't play here, obviously, but like just seeing throughout the years, they win the FIBA Cup, they're always good in the Italian League. Like they always compete at a high level. So to hear that they were interested in me was a club that I knew that I would be interested in and probably sign.
think I'm pretty versatile. I think that's the best part of my game. I don't have just one area that I do. I think, you know, I can rebound, I can pass, play defense, can make some shots, get to the rim and finish. Like, I think I do what it takes to win. So I guess you could just say a winner, someone who wants to win and make plays that help the team win. I don't think you have to change everything around me to make it work. I think you can kind of, you know, because everyone, you have a lot of returners from last season, you have a lot of the same players from last season. So I think coach felt like he could just put me in a position and I would be okay, whether he wants me to start from the bench or start at the point guard or start at the shooting guard. Like, it's important to finish the game. Yeah. He has a lot of options I think he could do with me, and I think that's one of the things that helped him, you know, want me for the team. So I'm happy to be here. I did this before in France. I played for Polak Ortez, or some know as Elon Bernays. Very tough championship. Germany's the same way. I think every game is like really tough. So I'm ready for it. I mean, that's another reason I came here. So like I said, it was a great opportunity to play in the Italian league, which I've never done. So that was a dream of mine. And my parents also wanted to be, like everyone wants to visit Italy from home. So it's a dream to be here. And then also I get a chance to play in the BCL again. Poland, 2 years ago, I dealt with COVID. And then the year after I was in Israel when they had their war and we got stuck there. And then this past year, like you said, in Ukraine, I dealt with war again. So it's weird. I'm at the point where I don't want to make jokes about it, but it's like, wow, I really went through 2 years of war and a year of COVID. Like, I'm scared to sign somewhere because it seems like the war or something just follows me everywhere. But yeah, it was a crazy 2 to 3 years. This season, I'd like to advance to the BCL. I think I had a chance last season, but you know, the war happened and our season kind of ended. So I feel like, you know, I feel like that's unfinished. And I think that's a goal of mine for our team this year. And then also I know last season you guys finished in the semifinals of the Italian league. So I want to do that or go further. You can see it in practice, like guys getting mad when they lose and coach, you know, stepping in and saying something because he sees guys like really getting competitive. I love the chemistry. You can tell guys like playing with each other. Like, some people pass up the open shot to because they feel someone has a better shot. Like, those are things that you love to see. Like, everyone seems like a good guy. They've been helping me since I've got here. Me, Chief, and Jamal, like you said, since we're the new guys, they've been doing everything they can. The coaches, you. Everyone has been helpful. Everyone sends good messages on Instagram and Facebook. Like, it's been great. Sardinia, I can see everyone is very prideful, very proud people. So I feel like you're playing for more than just the city of Sassari. I feel like the whole island, even being here in Oristano, like you can see they really get behind the team. And yeah, it's like this is what they love. So. Devi solo scegliere i mobili che ami o il master che preferisci. Al resto, pensiamo noi. Prestiti personali del Banco di Sardegna. Fa sempre bene, diciamo che siamo calati un po' nel secondo tempo perché abbiamo una condizione atletica ancora non ottimale, però questo lo sapevamo, sono 2 settimane sole che lavoriamo, quindi questo non mi spaventa, anzi è normale che sia così, sarei molto sorpreso del contrario, quindi diciamo che la squadra nel secondo tempo si è un po' seduta, ma ha comunque provato a vincere la partita e ce l'ha fatta perché ha giocato comunque una gara generosa, soffrendo molto perché in effetti
il caldo era veramente insopportabile per tutti i giocatori, noi e per loro, però i ragazzi sono veramente con grande dedizione, hanno portato a casa una vittoria che, ripeto, per quello che vale, non è sicuramente una partita importantissima, ma vincere fa sempre bene. La squadra sta lavorando bene, abbiamo avuto qualche problema fisico, però nel complesso la squadra sta facendo quello che deve fare, sono persone serie, quindi c'è dedizione, c'è voglia di fare, quindi in questo momento la cosa importante è che, come dicevo, c'è grande partecipazione da parte di tutti, abbiamo fatto 2 settimane buone di lavoro, adesso dobbiamo un po' aumentare i carichi nella 3ª settimana perché dobbiamo aumentare i minuti di intensità. Adesso si resetta tutto e domani finale contro l'Apoel, che ha disputato una signora gara nella prima semifinale. Sì, sì, una squadra che ha talento, tanti giocatori, per cui devo dire che sarà una partita utile come allenamento e un altro passo in avanti di avvicinamento nel tentativo di trovare la condizione migliore. Per te è il primo anno in cui parti dall'estate, quindi dal ritiro. Quali sono le tue sensazioni umane? Sei un coach di esperienza, non stiamo qua a ripeterlo, hai vissuto in tante piazze importanti, che aria si respira in Sardegna? Beh, che dovunque tu vada effettivamente c'è grande voglia di pallacanestro e grande voglia di Dinamo, anche stasera il pubblico si è fatto sentire, anche stasera c'è stata grande voglia di sostenere la squadra, quindi è sicuramente una bella cosa e dovunque andiamo, ripeto, c'è grande voglia di Dinamo, che è la cosa più divertente. Dalle parole di Piero Bucchi torniamo in campo, pronti a seguire il secondo tempo tra Dinamo Sassari e Apoel Tel Aviv. Vantaggio ospite dopo i primi 20 minuti sul 52-43. Apoel più fresco, più in palla dal punto di vista fisico. Dinamo che ha sofferto un po' la stanchezza, è stata sotto anche di 10 lunghezze e ha subito la tripla, il buzzer beater per meglio dire di Arel proprio in conclusione di secondo periodo. Si torna in campo con De Vecchi, Benjus, Onoaku e Krushlin per il banco di Sardegna, Amsalem, Hord, Orton, Brown e Mumford invece per l'Apoel. Orton che va subito a sporcare questa linea di passaggio che era indirizzata a Onoaku. Coach, cosa ti aspetti dalla Dinamo in questo secondo tempo? Non sarà facile perché la strada è in salita, soprattutto verranno sempre meno a mancare le energie al di là di un paio di defezioni israeliane. L'Apoel al completo con tutti gli americani, grande fisicità di Tokoto, di Hord, di Orton, bravi. Ariel ha fatto pentole coperchi con il tiro da 3 punti, punendo sempre i mini errori della Dinamo, che era partita con grande atteggiamento, molto bene i 13 minuti iniziali, però ha dovuto anche andare con minutaggi molto elevati dei suoi giocatori e ovviamente con più fatica. Adesso la Poel, che conosce bene Cinan Unacuo anche per averlo affrontato nella passata stagione, va immediatamente a raddoppiare il lungo della Dinamo per non concedergli il post basso. Il pallone di Onoaku qui non è uscito benissimo, però la lettura dal post c'è sempre da parte sua e questo è un elemento che probabilmente caratterizzerà la stagione della Dinamo. L'abitudine di Bilan anche che avevamo. Dau intanto per il rimorchio di Benjus, il tiro però è sbagliato, Onoaku va subito a spendere il fallo per frenare la transizione guidata da Jacoben Brown. 9-17, non si è ancora segnato in questo terzo periodo, abbiamo detto Ariel Mattatore nel primo quarto, 16 sui 22 punti di squadra, da lì in poi non lo abbiamo più visto granché, ma l'Apoel ha trovato comunque una buona prestazione corale questa sera qui al Palasport Sarodia di Oristano. Orton gira sul perno, la difesa di Onoaku anche lontano da canestro va a seguirlo, il cambio difensivo, poi Brown che parte verso destra contro De Vecchi, il passo d'incrocio, il tiro mandato per aria, sbagliato di poco dopo un bel movimento. Krushlin prova a battere Amsalem partendo dal palleggio, Amsalem sostiene di aver trovato solo il pallone, secondo gli arbitri invece c'è il fallo. E tra l'altro gran partita di JP Tokoto nel primo tempo, Apoel Tel Aviv che ieri aveva avuto quasi 50 punti da Jacoben Brown e da Mumford 0 su 6 dal campo con 5 assist e Brown 2 punti, quindi per far capire anche la varietà e le possibilità che ha l'Apoel nel suo roster. Tripla abbastanza estemporanea qui da parte di Cinanu Onoaku. Bucchi non contentissimo dell'approccio della sua squadra in questo terzo periodo. Mumford con il tiro in corsa, ancora un errore, Benjus sul rimbalzo, Dau e poi subito Krushlin chiude il palleggio, torna da Dau, blocco di Onoaku che è pronto per la layup, va su
ad aggredire il ferro, stavolta non riesce a segnare come invece era successo in più circostanze ieri, porta a casa comunque un fallo. Si vede che ha un po' di ruggine tra virgolette nella seconda giornata, non ha quella esplosività che aveva ieri nella partita d'esordio. Ovviamente per lui giocare due partite in 48 ore non è come giocarle per un esterno. Bravo Dau a darlo in corsa con il pick and roll, con il classico movimento di terzo tempo per andare a schiacciare, due punti, due tiri liberi comunque guadagnati, con la Poel che ha concesso un pochettino alla Dinamo questo minuto e mezzo la possibilità di rientrare leggermente, ma la Dinamo non ne ha approfittato. Errore col primo libero per Onuaku, 63% dalla lunetta lo scorso anno, leggermente sotto media. Ecco il secondo granny shot, questo va dentro, lui che ha chiuso con 15,3 di media, con 9,7 rimbalzi e a testimonianza delle sue abilità di lettura del gioco che citavamo poco fa, così 3 assist di media. Una partita buona dall'altra parte della circolazione dell'Apoel, non premiata però dal canestro. Allora è pronto Krushlin, 8,8 secondi per chiudere il terzo periodo, trova una linea di penetrazione, scarica fuori per De Vecchi, il tiro è molto corto, il pallone che si arrampica sulla struttura del tabellone e sarà a disposizione dell'Apoel. Questa è solo questione di gambe e il capitano ovviamente anche lui con la preparazione, tiro quasi completamente di braccio senza gambe, nonostante la bellissima azione costruita da Filip Krushlin che l'ha fatto tirare con i piedi per terra. Peccato perché la Dinamo ha costruito 2-3 situazioni che la potevano riavvicinare nel punteggio e la Poel in 2 minuti non ha fatto ancora un punto, però la Dinamo si è fermata al tiro libero di Onaku. Ford Brown accoppiato con De Vecchi in punta senza ritmo, prende la tripla, la sbaglia e poi c'è la schiacciata in tap-in di Jalen Ford ed ecco la miglior giocata o almeno la più spettacolare senz'altro fin qui dalla partita. Queste sono cose che non piacciono a Bucchi perché la Dinamo è un po' mentalmente scarica, il tagliafuori non fatto da Onaku per la schiacciata al volo di Ford da miglior azione del torneo e poi l'infrazione di campo che costa la persa alla Dinamo e praticamente Buchi con le braccia conserte che non è contentissimo, sa che la squadra è stanca, sa che ci possono essere gli errori individuali, però la Dinamo nel primo tempo ha sempre dato l'idea di provarci, adesso sembra un pochettino veramente sulle gambe. Pesa il supplementare di ieri, impegnativo a dir poco contro il Cedevita Olimpia. Orton con qualche difficoltà trova comunque bene i 4 secondi, sarà un tiro in emergenza per l'Apoel, trovato comunque abbastanza bene Jacoben Brown in angolo, non contestato da 3 punti. Dinamo con qualche segnale tra virgolette preoccupante in questa partita, nel senso che la benzina sembra davvero finita. Sì, fa fatica ovviamente anche per la fluidità in attacco perché la fisicità appunto della Poel ti mette in grandissima difficoltà. Adesso Benjus fa saltare il difensore, però vedi anche da queste cose qua c'è meno lucidità nel riuscire a costruire un tiro efficace. Assolutamente comprensibile, Dau comunque riesce a pescare un fallo che lo porterà in lunetta per provare a tamponare questo momento di difficoltà. Nuovo massimo vantaggio scritto dalla Poel Tel Aviv in questa partita, 57-44, più 13 per la squadra di coach Danny Franco, tornato alla Poel. Anche per caratteristiche, Roby, proprio come dicevamo prima, basta vedere Toccotto, Orton, la fisicità e l'atletismo e la tipologia anche di fisico che possono entrare subito in forma rispetto ai lunghi della Dinamo e lo hanno dimostrato vincendo nettamente il duello fino a questo momento sotto le planche, sia rimbalzo perché per tutto il primo tempo ha tirato peggio la Poel della Dinamo ma ha costruito meglio le seconde opportunità, ma soprattutto difensivamente ha messo in grande difficoltà la Dinamo. Gil Beni dopo l'errore per la Poel, quindi Chris Orton chiede e ottiene il pallone Hord, c'era un accenno di backdoor da parte di Brown seguito come un'ombra qui da Capitan De Vecchi che prova a sbarrargli la strada, Brown però ne ha di più e alla fine riesce ad appoggiare al tabellone il canestro del 59-45, prova a prendere il largo ora anche la squadra israeliana. Dau, De Vecchi, end off ancora per Dau seguito
da Beni che ci mette il fisico, poi il pallone vagante, preda di Hord, persa per il banco di Sardegna. Young, finta di tiro da tre punti, tentativo di penetrazione, scarico per Jacoben Brown, bruciato ancora De Vecchi, ancora un tiro appoggiato al tabellone, questo però non viene accolto. Dau contropiede, Krušlin dietro la schiena per il Mantas Benčić, grande assist del giocatore croato per la schiacciata di Benčić. Sì, fatto tutto molto bene dalla Dinamo, anche se poi Horda aveva rischiato di schiacciare un'altra volta rimbalzo offensivo. Adesso coach Buchi secondo me chiamerà comunque, voleva il time out per cercare di sistemare un po' le cose. De Vecchi che sta provando un po' flop, sta provando in tutti i modi a frenare Brown, poi c'è il fallo della difesa dall'altra parte su Krušlin, fallo speso, vediamo se non ho visto male, da Beni per l'Hapoel Tel Aviv. E dunque lunetta per il banco di Sardegna con Filip Krušlin confermato, lo scorso anno rientrato in corsa per soccorrere la Dinamo un po' in difficoltà a inizio stagione, ha chiuso con 8,6 punti di media, quasi 3 rimbalzi, 40% dal campo e il 38% da 3 punti, giocatore croato di Zagabria con grande esperienza. Fuori Dau torna Stefano Gentile che è una guardia nelle intenzioni di Piero Bucchi nella prossima stagione, ma qui evidentemente bisogna cercare di fare con quello che si ha a disposizione, sì, è inevitabile che vada anche a ricoprire il ruolo di play. Kessa ritorna anche lui dall'operazione alla fascia del piede, che era stato tantissimo fuori dal campo, che ha ripreso praticamente per la preparazione e ovviamente ha giocato tanto nel primo tempo, facendo anche lui fatica perché rientra appunto dopo tanti mesi di inattività. Stefano, nonostante i tre falli, lui e Krušlin che l'hanno un po' limitato nel primo tempo, è chiamato in questo caso all'emergenza di giocare da play. Brown il pick and pop con Tokoto, backdoor qui tentato da Young, rischiava di restare un po' sui blocchi Krušlin, c'è la deviazione col piede e ci sarà la rimessa in attacco ancora per l'Hapoel Tel Aviv, sempre in doppia cifra di vantaggio qui a Oristano, 5-9, 4-9 in favore di chi attacca quando siamo quasi alla metà del terzo periodo, con Brown a rimettere per Beni, il movimento a bloccare di Hord per l'uscita di Young, ostruito però da Krušlin, allora Beni che insiste, va da Tokoto, contestato e stoppato qui da Chinanu Onuaku che chiedeva subito a gran voce il pallone, riceve in post basso, c'è il raddoppio, c'è il fallo di James Young, abbastanza evidente in questa circostanza. Sì, è abbastanza gratuito perché ha sprecato il bonus l'Hapoel ed era sulla linea di fondo in una situazione non semplicissima, Onuaku che però guadagna due tiri liberi, mini giocata di orgoglio da parte del lungo della Dinamo con stoppata, quando un lungo stoppa e fa quell'azione difensiva devi dargli sempre la palla in attacco e così è stato. La reclamava infatti subito Onuaku, era carico, si è comunque guadagnato questo viaggio in lunetta dopo il fallo di Young, cambi in vista anche per Danny Franco con Manford che sta per tornare nella partita, libero consueto alla Rick Barry per Chinanu Onuaku, l'ex Houston Rockets manda a referto qui il primo tentativo, Dinamo che scollina dunque in singola cifra di svantaggio, 5-9, 5-0, 5-0-5 invece per chiudere il terzo periodo, ancora Onuaku originario di Lam, Maryland, prodotto di Louisville, dentro il secondo ed ecco qui il cambio con Manford che torna e Young che va ad accomodarsi in panchina, comunque Young direi meglio rispetto a ieri quando non era riuscito a contribuire in alcun modo alla causa. Beni a portare il pallone nella metà campo offensiva per l'Hapoel, seguito da Gentile. Tokoto controlla il pallone, si sposta verso destra sfruttando il blocco di Jacoben Brown, accoppiamento con Onuaku che però è un cliente abbastanza ostico in quella zona del campo, allora Gentile subito per Benčić, Dinamo che prova a riprendere un po' di ritmo dopo il momento difficile, è andata sotto anche di 14 punti la squadra di Piero Bucchi, assist parlante di Benčić per la schiacciata a due mani di Chinanu Onuaku, si riaccende la Dinamo. Bravi a resistere quando sono andati sotto di 14, a non sbragare completamente
a rimanere lì mentalmente. La Poel forse ha pensato un po' troppo presto di averla chiusa, ancora 8 punti di vantaggio, però se non altro Danny Franco è stato costretto al time out e la Dinamo ha avuto un bellissimo sprazzo inserendo nella partita il proprio lungo. E vedete qui il time out di Piero Bocchi, confortato da questa reazione, orgogliosa, visto che le energie, come più volte abbiamo sottolineato, scarseggiano. Danny Franco si è irritato per questo calo della sua formazione, bell'assist in precedenza di Emantas Benjus, che non è stato performante come ieri, soprattutto nel tiro da tre punti, ma che sta cercando di salire di tono. Ovviamente anche per lui vale il discorso della stanchezza, fatto anche per Dau e per Onuaku, squadre che stanno per tornare in campo. 4:32 al, tra l'altro, minutaggio termine altissimo, scusami Roby, per Onuaku, perché ieri aveva giocato 22 minuti, adesso complice anche i falli, adesso 5 minuti e mezzo, già quasi a 20 a metà del terzo quarto. Ora c'è però Ousmane Diop che torna sul parquet, dunque anche il giocatore senegalese ha l'opportunità di aggiungere minutaggio, di segnalarsi all'attenzione del suo allenatore Gentile, De Vecchi, Krushlin, Benjus, oltre a Diop per la Dinamo. Per la Poel invece Tokoto, Brown, Beni, Mumford e Orton. 4:25 per l'ultimo mini intervallo di questa partita. Brown ancora col palleggio aperto, due blocchi in serie per lui, poi ancora Tokoto, si lavora sul perimetro sempre con Mumford. Brown palleggia in mezzo alle gambe, c'è il mismatch con Ousmane Diop che però lo può tenere anche in quella zona del campo. C'è invece lo step back e la tripla molto ben fatta da parte di Jacoben Brown. Intanto non una bella notizia, Capitan De Vecchi a terra, ha subito un colpo, sembra al collo, almeno da questa posizione. Non dovrebbe essere nulla di grave, però si lamenta per la scorrettezza subita. Sì, una gomitata probabilmente in gola che gli ha fatto un po' perdere il fiato, proprio caduto a terra toccandosi la gola. Lo vediamo proprio nell'inquadratura delle nostre telecamere, si spiega con il giocatore avversario che non gliene manda tanto a dire. 43-52 è il primo tempo, Dinamo che è andata sotto di 14, poi adesso la bomba di Brown ha riportato la Poela più 9, lo stesso scarto dell'intervallo, gran giocata di talento, però Bucchi voleva che Diop non lasciasse così tanto spazio sul cambio con pochi secondi al giocatore della Poela. Benjus per Krushlin, tentativo di anticipo a vuoto per Mumford, non punito però dal giocatore croato. Allora Apoel che torna nella metà campo d'attacco con 9 punti di vantaggio. Jacoben Brown, qui il crossover su De Vecchi, il tiro cadendo all'indietro. Jacoben Brown vuole replicare il terzo quarto di ieri, c'è subito il timeout in campo. È grande sprazzo di talento di Jacoben Brown, che è rimasto silente, adesso si è preso in mano la squadra e ha permesso al team di Danny Franco di piazzare questo 5-0 che costringe al contro timeout Piero Bucchi, riportando più 11 la Poel. Dinamo che ha ricucito ma è stata ricacciata indietro dalla Poel. 3:43 al termine del terzo quarto, se la regia è pronta possiamo rifiatare un attimo con qualche spot, anzi direi che possiamo restiamo in diretta a questo punto. Rimandiamo un secondo momento la pausa. Dicevamo, vantaggio Apoel di 11 lunghezze, 64-53, Apoel che ha superato ieri, dopo un tempo supplementare, il Monaco che ha giocato in maniera altalenante, che si è forse anche un po' distratto con l'infortunio corso subito nel primo quarto a Adrien Morman, uno dei colpi a effetto del ricomercato squadra monegasca. Un rimpallo e continui cambi in testa al punteggio. Nella partita di ieri alla fine l'ha spuntata la Poel, che ci ha creduto un po' di più, si teneva un po' di più probabilmente rispetto al Monaco a vincere la partita. Numeri interessanti su Dinamo TV, ci fa un gran piacere, c'è voglia di basket nonostante la contemporaneità, insomma, anche con Eurobasket, tante partite, tanto affollamento in termini di palinsesto in questi giorni, però gli appassionati non rinunciano
nemmeno alle partite di pre-season. Qui c'è il fallo di Toccotto. Due tiri liberi. Speso male anche qui da parte, direi, lontanissimo dal canestro. Il giocatore uscito da North Carolina, Jean-Pierre Toccotto, figlio d'arte. Suo padre è stato calciatore di Marsiglia, Bordeaux. Ha preso parte ai mondiali dell'82 con il Camerun. Invece ha giocato in G-League, poi si è specializzato nel campionato israeliano. Mette invece Eimantas Benjus per il Banco di Sardegna. Fresco di rinnovo fino al 2025, nei giorni in cui il radiomercato lo accostava ad altre formazioni, magari del campionato italiano. Lui invece si è voluto legare ancora di più alla Dinamo Sassari e dunque cerca di accorciare nuovamente, meno 9, 55 a 64 con Jacoben Brown, uomo del momento, senza ombra di dubbio in casa Apoel in questo frangente di partita. Sportellate lontano dal pallone, il fallo qui è di Massimo Chesse, del terzo di squadra per il Banco. Fa finta di niente, alza la mano, ha detto fallo mio, praticamente Benny è finito fuori dal campo, però non un fallo speso male, nel senso che tra i 19 la Dinamo in questo caso, a differenza dell'altro quarto, non ha speso il bonus immediatamente, ancora un fallo da spendere per poter cercare di elevare la sua aggressività. Vediamo anche la differenza tra il Diop di ieri e il Diop di oggi, proprio nella lucidità, nella freschezza. Anche lui, che l'anno scorso è entrato sei mesi dopo, in pratica finito il campionato di A2 e i playoff con quella tirata clamorosa fino alle finali, ha dovuto operarsi, anche lui è tornato a stagione in corso, non è al massimo della condizione, anche lui ha bisogno del precampionato per poter rodarsi, e ieri ha fatto una grande partita, oggi un po' più in difficoltà, anche perché, ripetiamo, i lunghi della Poel sono veramente degli ossi durissimi. Palla sotto per Horv, si trova qui in difficoltà, in angolo, palla rubata dal Banco di Sardegna, che si propone allora con Ousmane Diop, subito in punta da Gentile e poi pronto a bloccare per il pick and roll. Qui, secondo l'arbitro, Diop aggiusta un po' la posizione del blocco, c'è il fallo in attacco che fa arrabbiare sia Diop, ma direi soprattutto Piero Butti in panchina. Lo vedete qui inquadrato prontamente dalla nostra regia. Butti dice è un blocco vero, assolutamente, ha ragione. Anche il presidente Sardar va a chiedere spiegazioni. Si riprende a giocare, ma direi che non è questo il momento. Assolutamente un blocco regolarissimo, perché quando viene spostato siamo i primi a dire assolutamente che gli arbitri fischiano nella maniera corretta. Questo è un blocco portato assolutamente correttamente da Diop, perché era fermo. Infatti Buchi gli fa: cosa deve fare se deve portare un blocco oltre che rimanere fermo? E il giocatore difensore che gli sbatte addosso e accentua il contatto. Brutto fischio, ma non è il primo, ma anche contro la anche in favore della Dinamo in precedenza contro la Poel. Stanno arbitrando male. In rodaggio, insomma, è comprensibile. Ne approfitta Chessa, viene fuori dalla bagarre del momento con questa però l'orgoglio è sempre lo stesso, eh? Assolutamente sì, meno 6 Dinamo, un affare per come si stavano mettendo le cose soltanto pochi minuti fa. Sbaglia qui la Poel dall'arco, la lotta a rimbalzo con il pallone che però è uscito ovviamente fuori, dunque sarà offerto alla Dinamo per questo possesso. Torna James Young per con le ciabatte, la Poel, tra l'altro. Esatto, un po' meno quantomeno rispetto a ieri, ma sempre con questo atteggiamento assolutamente da pre-season. 2 minuti 24 secondi per l'ultimo mini intervallo, la partita comunque è tutt'altro che finita. Questo quando è un gruppo interessante che lavora bene, che ha chimica, che sta bene insieme, c'erano tutti gli ingredienti con la stanchezza per poter mollare, esatto. E dar, come si dice in gergo, darla su, nel senso che giocano a Cagliari settimana prossima, devono recuperare Robinson e Jones, sono stanchi, si viene magari da infortuni per alcuni giocatori, hanno avuto l'orgoglio, la voglia di comunque di provarci, poi magari finisce di 15 per la Poel, però contro una squadra che fisicamente ti mette in grandissima difficoltà e mentalmente ti costringe a fare uno sforzo, è un bellissimo segnale. Sul meno 14 a un certo punto, pochi minuti fa, c'era il rischio di entrare molto presto in garbage time, e invece con orgoglio la Dinamo si è riportata sul meno 6 e ora accorcia ancora con la tripla dall'angolo di Eimantas Benjus. Benjus in un amen, un solo possesso
di distanza tra le due formazioni, possesso pieno, più tre a Poel, Amsalem qui fermato, recupero perfezionato da Massimo Chessa che corre, offre per Gentile, poi extra per Skrušin col pareggio a 64, l'orgoglio della Dinamo. E ora l'Apoel improvvisamente in difficoltà, Beni prova a rispondere al fuoco nemico, lo fa con personalità, risposta dell'Apoel, il punteggio non è aggiornato da un po', era arrivato un fallo tecnico alla panchina, 67 a 64, qui tecnico alla panchina, Denny Franco in particolare si protesta, sono un po' saltati gli schemi con Jacob Van Brown, che quando c'è da parlare è sempre ovviamente in prima fila. Però uno sforzo veramente pazzesco da parte della Dinamo per riuscire a ricucire con le triple di Chessa, di Benjus, di Krušlin, con grande cuore, con grande motivazione. Poi Benny che mette il primo tiro della partita, poi Manford che deve aver fatto un po' di trash talking, si è preso il fallo tecnico fischiato dall'arbitro, quindi ci sarà un tiro libero e possesso per la Dinamo. Non possesso, ricordiamo a chi ci segue il regolamento, adesso il fallo tecnico, se c'è il possesso ritorna la palla in tuo possesso, se invece era dall'altra squadra tiri il tecnico e poi la palla va all'altra squadra. Antisportivo che invece è rimasto con due tiri liberi e possesso per la squadra che li tira. Benjus per amministrare questo fallo tecnico e poi, come si detto, la palla torna alla Dinamo che già aveva il possesso in precedenza. E da dove era iniziato il possesso e non come una volta succedeva che c'era rimessa da metà campo e prima due tiri liberi, poi uno e possesso, adesso uno e poi possesso di chi aveva in precedenza la palla. Qui fallo in attacco di Chessa, una partita che rischia di accendersi dal punto di vista agonistico, che deve essere tenuta in pugno da parte degli arbitri. Quando poi tu arbitri in questa maniera, e lo dico, ripeto, con il massimo rispetto, perché anche loro sono in precampionato, fanno fatica, l'ho detto ieri in loro favore quando la panchina di Lubiana gli ha messo veramente in difficoltà in una partita molto spigolosa con loro che protestavano praticamente in ogni fallo. Oggi mi sembrava una partita molto corretta, molto bella, e loro l'hanno un po' sporcata tra virgolette con qualche decisione da tutte e due le parti. Inquadrato Massimo Chessa, autore del fallo in attacco, 1 minuto e 30 per chiudere il terzo periodo. Ma poi l'avanti, ma partita viva, dopo che la Dinamo è riuscita a ricucire uno strappo di 14 punti. Manford si riparte, subito da Stefano Gentile, il blocco di Amsalem, hesitation di Manford che trova il roll di Amsalem, riesce a tenere il contatto, sbaglia, ma c'è Ford che si fa sentire ancora una volta con il suo atletismo da sotto, più 4 a Poel. Salta tantissimo, grande tempo a rimbalzo, prende il tempo a Diop e costringe appunto a subire il canestro. Krušlin gira sul perno, abbassa qui le braccia Young, e gli arbitri sono sempre portati a fischiare il fallo in queste circostanze. Due tiri liberi per Filip Krušlin che sono ossigeno per la Dinamo, che ha fatto uno sforzo immane per poter rientrare, ha pareggiato, però subito la bomba di Benny ha permesso alla Poel di riscavare quel piccolo gap che costringe la Dinamo a rincorrere. Però veramente bellissimo sforzo dal 43 a 57 per gli israeliani che erano partiti fortissimo anche nel terzo quarto. Time out individuale, in precedenza lo avete visto inquadrato dalle nostre telecamere per Xavier Manford a colloquio con coach Denny Franco. In lunetta invece Filip Krušlin, il primo libero è realizzato, Dinamo sul meno 3, 69 a 66, un minuto esatto al termine del terzo periodo, con una partita che si è rifatta combattuta, 2 su 2 per Krušlin. E Manford che riparte dal palleggio per l'Apoel Tel Aviv, anche Gandini sul parquet in questo momento per il banco di Sardegna, ecco il suo show difensivo su Manford, poi Ord che non trova spazio là sotto, torna fuori Manford ad armare la mano di Gilbeni, tiro da tre punti a segno con grande tocco e gran rilascio
per il giocatore israeliano. Nuovo tentativo di allungo per l'Apoel, allora sul 72-67. C'è anche down per il banco di Sardegna, che ora va dietro la schiena. Krušlin a sfruttare il blocco e il riblocco di Usman Diop. Gandini mette palla per terra, lontano da canestro, gira sul perno, riesce a trovare l'equilibrio per il tiro in sottomano del meno 3, 72-69. Canestro trovato, ma comunque pregevolissimo da parte di Gandini. Ti lascio finire l'ultimo possesso. 7 secondi al termine del terzo quarto. Manford preso in consegna qui da Gandini, che accetta il cambio difensivo. Fuori Young, tiro da 7 metri sbagliato. Terzo periodo che va in archivio. Dinamo sotto di 3 lunghezze, 72-69, ma per come si stavano mettendo le cose a un certo punto è un discreto affare. Sì, nell'ultimo possesso c'era infrazione di passi di Gandini. Per quello che dico, che gli arbitri stasera delle sbavature importanti da una parte e dall'altra. Vedete Danny Franco, se la regia può magari indugiare sul coach della Poel, è stato 15 secondi fermo, adesso fa il time out, è stato 15 secondi fermo a guardare gli arbitri perché voleva l'infrazione di passi precedente. Però rimane il grande sforzo della Dinamo, che se non vado errato Robby ha segnato 26 punti in questo quarto, rimanendo attaccata dopo essere sprofondata, ripeto, con tutte le possibilità per avere gli infortuni, non mettere in carrozza questo torneo, ma davanti a questo pubblico, davanti a questa gente e con la mentalità che si è costruita già nella seconda parte della scorsa stagione, ci hanno voluto provare e sono rientrati in questo match dando anche spettacolo, nonostante la seconda partita di precampionato in 48 ore. Brevemente in pubblicità, poi ancora in diretta qui da Oristano. We are Acrisure, 14,000 experts around the world using game-changing technology to help you be extraordinary. A high-tech human approach to insurance, real estate services, cyber services, asset management, and more. All to help protect and grow everything you've worked so hard to build. We are the brightest people using the best of technology. We are an extraordinary advantage for you. We are Acrisure. Tutto pronto per l'ultimo quarto qui al Palasport Sarodia, 72-69 il vantaggio del Hapoel Tel Aviv in questa finale della seconda edizione del torneo Città di Oristano, che mette in palio il trofeo Città di Eleonora. Si torna in campo con Beni, Manford, Amsalem, Hord e Young per l'Apoel, per la Dinamo Gentile, Dau, Gandini, Krušlin e Usman Diop. Vedremo se la Dinamo avrà ancora le energie e la forza per mettere in discussione il risultato dopo essere già risalita dal meno 14 nel terzo periodo. Dau prova a prendere la linea di fondo, post basso per un istante, contro Beni, una delle armi che può mettere a disposizione in questa stagione per il banco di Sardegna contro i pari ruolo meno fisicati. C'è il fallo della difesa, c'è la rimessa in attacco per la squadra di Piero Bucchi, qualche polemica da una parte e dall'altra per mandare in archivio il terzo quarto. Ci auguriamo che non si trascende, insomma, in qualche modo dal punto di vista dell'agonismo, che non ci si innervosisca in campo più del necessario. Airball per Gentile, a proposito di stanchezza in questo caso. 21 con 8 rimbalzi di Benjus e Dinamo che tira con il 51% dal campo, il 42 da 3 con 9 su 21, però 13 su 23, 27 da 3 per la Poel col 48%, 16 di Ariel, 13 di Jacoben Brown, 11 più 4 rimbalzi di Jalen Hord. 16 di Ariel peraltro con 4 su 5 da 3, tutti segnati nel primo quarto, poi è sostanzialmente sparito da questa partita. Qui c'è il fallo della difesa, non è cambiato il punteggio in questo terzo quarto. C'è Hord in lunetta con un paio di lampi veramente incredibili, il giocatore franco-americano nativo di Le Havre, uscito da Wake Forest, visto come più volte ricordato a Portland, dove è stato firmato con un two-way contract, ha partecipato con i Blazers alla bolla del 2020 che ha permesso di chiudere la stagione dicembre. Poi la firma con gli Oklahoma City Thunder, qui ha firmato il suo career high lo scorso 6 aprile, dunque sulla
poi mi dici se è meglio tirarli come li tira Cin o come meglio come tirarli così tante volte. Esatto, è meglio concedere qualcosa all'estetica, ma insomma essere efficaci, non come è stato Orde nell'ultima circostanza. Dicevo, Kyrie Reich per lui lo scorso anno in NBA 24 punti prima sfida al termine della regular di Gentile season. Uscendo dai blocchi forzata, questa era presa bene con personalità dopo l'air ball di prima, però gli entra, gli esce la bomba del pareggio e adesso ci sono il, c'è il triplo cambio di grande fisicità per la Poel, anche se esce Orde, però rientrano Orton, JP Tocoto e J. Comen Brown, che dovrà gestire la baracca negli ultimi 9 minuti e portare a casa questo, questa seconda edizione del torneo. Brown per Beni contro Stefano Gentile, poi in punta da Brown verso JP Tocoto, ancora il pallone che transita per le mani di Orton, triplo un po' scarica qui per Brown. Amsalem prova a realizzare in tap-in ma non riesce nel suo intento. Allora Krushlin a sfruttare il blocco in transizione di Diop, quindi Dau, arriva Gandini a bloccare a sua volta, tentativo di Dau, scarico fuori per Gentile in ritmo da tre, anche questa è sbagliata e non di poco, è evidente che manchino le gambe. Sì, assolutamente sì. C'è il tiro da tre di Gentile, il terzo tiro da tre consecutivo sbagliato con poche gambe, però dice Stefano l'azione era stata costruita, poi bisogna vedere chi tira e chi si prende la responsabilità. Questa era un po' la sintesi del duetto con Filip Krushlin, però bisogna avere la pazienza di andare avanti, lo so che è difficile perché la Dinamo ha fatto un grande sforzo e non ha un quintetto paradossalmente con tante situazioni. Qui però Krushlin si becca il backdoor di Arel, molto ben eseguito, più 5 ora a Poel. Infatti è pronto a rientrare Cinano Napoli. Realizzato il primo canestro dell'ultimo quarto. Gentile, sempre sul perimetro per Dausi, cerca Gandini, pescato, ma prima c'era il fallo di JP Tocoto, mentre le immagini vanno a pescare Arel, protagonista in precedenza. Indicazioni intanto anche per Ousmane Diop da parte di Piero Bucchi, annata che potrebbe essere determinante nel destino di Ousmane Diop, che ha chiuso bene la scorsa stagione, chiuso in crescendo, sarà chiamato a confermarsi, a magari esplodere definitivamente, ne ha senz'altro tutti i mezzi. Gandini si va vicino a canestro con Down, tema che avevamo parlato in precedenza, ed è una situazione anche questo era fallo, però che vedremo spesso, dicevo, coach, a prescindere dal fallo nella prossima stagione, post basso contro i pari ruolo, perché il fisico per fa. Fisico c'è, sei rimbalzi nella partita al di là delle difficoltà di tiro perché le gambe mancano. Adesso Brown prova a spegnere l'ardore della Dinamo, altra bomba e 4 su 9 da 3 punti per J. Coven Brown, che riporta la Poella a più 6 e sta tirando la squadra. Però israeliana ai crampi Brown. Sì. Infatti richiama l'attenzione degli arbitri. Questa la dice lunga, insomma, sulla sua capacità, anche sulla sua capacità di tiro dei polpastrelli, del rilascio che ha, nonostante che abbia magari meno gambe in questo momento. Prontamente pescato, J. Coven Brown va a bordo campo per farsi curare dallo staff medico dell'Hapoel Tel Aviv. Sembra essere semplicemente un banale problema di crampi per lui, è stato sostituito da Xavier Mumford. 7 minuti 10 secondi per la chiusura del match, salvo supplementari come abbiamo visto ieri, invece 2 volte su 2. Meno 6, palla in mano per il banco di Sardegna. Beni sempre con la sua difesa molto fisica, pallone sotto per Cinano Onuaku, che fa vibrare i tabelloni del Palasport di Oristano. Seconda parte di match decisamente pungolato nell'orgoglio, ha visto i compagni lottare, recuperare il gap, vuole entrare anche lui e timbrare, essere della partita, lo abbiamo visto incitare i compagni, lui ha tantissime atu e carte da giocare all'interno del match con le qualità che ha, perché può rollare, può prendersi lo short roll, può fare il tiro dalla media, può giocare, può passare bene in post basso. È ovvio che la continuità, la crescita, la maturazione del giocatore passano anche attraverso queste partite e alla condizione ovviamente fisica.
amministrato lo sforzo di Dau, che torna in panchina. Al suo posto c'è Massimo Chessa, campo anche per Jeff De Vecchi al posto di Gentile. Tutto questo a 6.45 dal termine del match, 8 secondi per il tiro di Mumford, che rischia qui il doppio palleggio. C'era però prima il fallo della difesa, e Benjus anche lui pronto a tornare per Gandini. Hanno fatto arrabbiare anche Gandini gli arbitri, che è difficile, è veramente difficile. Però al di là di tutto la Dinamo è già in bonus dopo quasi neanche 3 minuti e 10 dell'ultimo quarto. Questo sicuramente peserà. Adesso rientra Benjus per dare un po' più di talento al quintetto della Dinamo, che regala però, scusami Roby, 2 tiri liberi per il bonus sprecato con il fallo di Chessa. Questo body check su Mumford. Su Mumford. Xavier Mumford allora in lunetta, giocatore che ha assaggiato anche lui l'NBA con i Lakers addirittura nel 2015, una Summer League senza però mai disputare delle partite ufficiali. L'esordio invece che è arrivato nel 2016 con i Memphis Grizzlies, lo abbiamo visto in passato anche con il Barcellona. 6-38, pallone che viene asciugato, tanta umidità qui a Oristano, un caldo a tratti poco sopportabile, insomma, come ha sottolineato anche Bucchi nell'intervista post partita di ieri. Mumford a segnare il secondo tiro libero, 78-73. 6-38, Chessa ora in regia, fattore la sua 8ª stagione in bianco-blu, accoppiato con Beni per l'uscita in punta di Krushlin. Prova a farsi vedere Onuaku, che era pronto ad alzarsi per la layup. Penetrazione invece di Massimo Chessa, costruita molto bene dal numero 10. Con un po' di, con ovviamente con il tagliafuori offensivo da parte del suo compagno, quasi un mezzo assist da parte di Onuaku. Ha aperto il varco qui Mumford, si ritrova il pallone in mano ma sbaglia. Allora Dinamo con l'opportunità qui addirittura del pareggio, nuovamente meno 3, un possesso pieno di distanza tra le due squadre. Krushlin ci prova da 3 punti e infatti va a prendersi il fallo di Harel, opportunità per il pareggio. Sonso anche questa chiamata da parte degli arbitri. Krushlin avrà 3 tiri, però mi piace, comunque vada questo torneo Roby, mi piace tantissimo l'atteggiamento della Dinamo, che nonostante le difficoltà rimane lì contro una squadra fisica, una squadra tosta che farà l'Eurocup, che è quasi al completo, che ha la capacità per mettere in grossa difficoltà questa Dinamo di stasera dopo la partita di ieri. Però veramente ci provano in tutti i modi a portarla a casa in qualsiasi maniera, e questo è un bellissimo, ripeto, un bellissimo segnale per il proseguo della preparazione. Orgoglio, spirito di squadra che peraltro si era visto anche ieri, no? Con Onuaku che era andato a dare consigli a Diop in un momento chiave della partita, lui fuori causa ovviamente anzitempo per 5 falli, eppure insomma era chiaro già da allora il team building, il processo di costruzione dell'identità di squadra sta procedendo per il verso giusto. 3 liberi a disposizione di Krushlin, il primo segnato, il secondo sbagliato, meno 2 Banco di Sardegna, terza opportunità ora per l'ex Sedevita, tornato a Sassari come detto nella scorsa stagione. 2 su 3 per Krushlin, meno 1 Dinamo, 5.55 per chiudere questa partita, chissà, salvo supplementari. Toccoto, la finta di consegnato, poi attacca Benjus un po' in difficoltà, fa carambolare il pallone sui piedi di Onuaku e dunque sarà rimessa dal fondo per l'Apoel Tel Aviv. Spiegano Orton e Toccoto qui, rimessa affidata alle mani di Mumford, osserva a fondo campo anche il GM del Banco di Sardegna Federico Pasquini. Gil Beni per Mumford, attaccato da Jeff De Vecchi, ancora Mumford per Orton, manda al bar Benjus con la finta e segna dalla media distanza Chris Orton. Gran canestro perché mancavano pochissimo allo scadere dei 24. Benjus purtroppo è saltato sull'ultima finta di Orton, che ha preso il jumper dalla media, ha fatto molto bene. Uscita di Krushlin, chiede palla a Onuaku che taglia fuori Orton, ma il pallone arriva con difficoltà per il pivot della Dinamo, si prende addirittura una tripla assolutamente fuori contesto, la sbaglia, il pallone sul ferro, il gioco che prosegue con Beni che ha fatto male alla Dinamo,
con questi tiri anche in transizione nel corso del primo tempo, fa altrettanto in questo caso, è l'Apoel che si porta in vantaggio nuovamente. Time out in campo. Sì, più 6, è venuto fuori un'azione un po' sporca della Dinamo che tentava di servire Onako, pallacanestro anticipato sempre davanti, è stato bravissimo De Vecchi a fare il triangolo e a salire in lunetta, ma non ha avuto la possibilità di chiudere questo tipo di azione. La palla è poi rifinita nelle mani di Onako che, come abbiamo detto, ha nel bagaglio anche qualche volta il tiro da tre punti, però su 77-80, 5 minuti dalla fine, non il massimo della soluzione. Dinamo punita immediatamente ogni errore che fa. Benny alla terza tripla anche lui, che mette prima Riel poi Benny, sono stati i fautori di una grande percentuale nel tiro da tre punti da parte della Poel Tel Aviv. Grande precisione per il quintetto di Danny Franco in questa partita, viaggiava attorno al 48% da tre la Poel dopo il terzo quarto, percentuali che non dovrebbero essere calate per gli israeliani. Dinamo già in campo con Kessa, Dau, Benjus, De Vecchi, Onuaku. Apoel che torna ora, lo fa con Manford, con Toccoto, con Ford, Orton e Arel, questi 10 protagonisti sulla parquet. 5 minuti 2 secondi al termine del match, meno 6 per il banco di Sardegna. Dau in regia, il movimento ad aprirsi di Benjus, arriva ora Kessa, accoppiato con Arel, uscita anche per Dau, passa dietro il blocco di Onuaku. Kessa, pallone un po' rischioso per Benjus che però in anticipo, ancora Dau, 3 secondi per il tiro. Dinamo che ha costruito con grandissima fatica, pesca il jolly incredibile Benjus quando la situazione era più che disperata. Canestro trovato qui dalla Dinamo che fa bene senz'altro al morale. Provato in allenamento, la miglior, vedi come capita, la miglior difesa della Poel. La miglior difesa della Poel. Tiro da tre punti della Dinamo e sfondamento dall'altra parte. Possibile più 6 con palla in mano a meno 3 con palla in mano della Dinamo. Cambio di rotta repentino dunque, torna Krushlin per la Dinamo, 4-20 è il risultato, sempre in bilico, un possesso pieno di distanza. L'idea che vogliono farci vivere questi ultimi 4 minuti. O chissà, magari regalarci l'ennesimo supplementare, no, di questo torneo. Diciamo 90-135 minuti in tre partite, praticamente recuperiamo anche quella del terzo posto. Kessa, opportunità per il pareggio della Dinamo. Chiede il pallone Benjus, lo tiene invece Dau che può attaccare in quella zona del campo. Beni, c'è il fallo con Dau che aveva... E questa è una bella... ti lascio finire, questa poi è una bella situazione. No, dicevo che Dau non rinuncia mai alla possibilità anche magari di andare col gioco da tre punti, perché è un giocatore che sa tenere i contatti in queste situazioni. Sì, e poi quello che ti dicevo, che vanno a sfruttare, come davi tu in precedenza risalto giustamente, la capacità di Dau di attaccare le guardie avversarie con il post basso. Adesso perde un tiro libero per strada Chris Dau, però ancora efficace la possibilità di prendere il post basso. Il secondo va invece dentro, meno 2 Dinamo 81-83, 4 minuti al termine. Beni in regia per la Poel, il gioco a due con Hord, si va a prendere il pallone Manford, pronto a bloccare Orton che invece si ritrova il pallone in mano. Toccoto chiede l'aiuto del compagno, poi si prende questo strano tiro in corsa senza particolare energia. Krushlin in contropiede per Dau, prova a tirare in controtempo difendendosi anche con l'aiuto del tabellone. Manford qui pasticcia e allora seconda opportunità per Dau, questa non la sbaglia, va a schiacciare per la parità a 83. Che orgoglio, che carattere già ora per questa squadra. Bel finale, bel atteggiamento, bella voglia, non si molla niente nonostante che si scivoli davvero tantissimo. Coach Danny Franco costretto al time out, avremo 3 minuti e mezzo di mini supplementare e vedremo allora come andrà. Noi tiriamo il fiato brevemente, qualche spot e poi nuovamente in diretta. Devi solo scegliere i mobili che ami o il master che preferisci. Al resto pensiamo noi. Prestiti personali del Banco di Sardegna.
alle donne, il Banco di Sardegna dedica BDS in rosa, una linea di prodotti con la soluzione più giusta per aiutarti nella vita di tutti i giorni e per darti una mano a far crescere i tuoi sogni. BDS in rosa, il banco in squadra con le donne. Terminato il time out, si torna in campo, mini supplementare, 3 minuti 33 secondi, parità 83 e tutto apparecchiato per l'ennesimo bel finale di questo torneo. Grazie alla gente che ci sta seguendo numerosissima, grazie a Vibres, a tutta la squadra, lo dico a 3 minuti e mezzo dalla fine, proprio per prima dei saluti finali, per completare a 2 giorni, anche se purtroppo non abbiamo potuto raccontare la finale del terzo posto, però 3 telecamere, un gran lavoro, qualità altissima, e la gente ci ha premiato anche con la possibilità di farvi vedere un bellissimo torneo con questa ennesima partita tirata tiratissima, che premia anche un po' l'aspetto di divertimento del basket, di vedere questo precampionato con partite non scontate ma belle da giocare fino in fondo. E lo è stata anche questa, una bella festa, comunque anche il pubblico presente oggi in gran numero si è divertito, si sta divertendo e forse il meglio deve ancora arrivare in questa finale. Hord si apre, attende l'arrivo di Tocoto, marcato d'anticipo da Krushlin, il pallone alzato per Orton, alley-oop qui devastante, molto ben costruito dalla Poel. Secondo me questa disegnata da Danny Franco nel time out, perché è andato proprio in automatico a saltare sul passaggio di Tocoto. Gentile Onuaku, canestro dunque dall'alto coefficiente di spettacolarità per la Poel, dall'altra parte c'è la deviazione sulla ricezione vicino al canestro di Onuaku, ci sarà dunque la rimessa dal fondo per la Dinamo con 7 secondi per trovare un tiro, 2.57 al termine del match. Dau sulla rimessa, il movimento a smarcarsi di Gentile, prova a farsi vedere anche Benjus, qui rischia qualcosa, la Dinamo si ritrova il pallone in mano, però Krushlin da 3 allo scadere quasi dei 24, non arriva sul rimbalzo Benjus, la Poel che potrà cercare di allungare il suo momento, di allungare nel punteggio in questo momento sull'85-83. Peccato, perché con la fine un rischio di palla persa si era costruito comunque un tiro pulito da 3 punti. Mumford per l'uscita di Hord sul lato debole, il movimento invece di Beni molto pericoloso in questa partita con il tiro da 3, arriva il roll di Orton ma ci sono anche le mani veloci di Dow che recupera il pallone, Gentile perso dall'altra parte, Benjus sul pallone, aveva toccato il tabellone in maniera assolutamente inequivocabile, dunque il canestro è valido ed è nuova parità 85. Astuzia, intelligenza, capacità di leggere il passaggio di Dau che fa il lato debole, mette subito le proprie mani in mezzo all'area, palla recuperata fondamentale perché ne nasce un tiro ad altissima percentuale in transizione dall'altra parte. Poteva essere servito Onuaku, bravissimo a servire ancora più libero Benjus che arrivava di gran carriera. E altra partita quasi da MVP di Benjus, in doppia doppia, veramente silente ma sempre concreto, sempre protagonista, non esce mai dalla partita, e questo per un giocatore è qualcosa di eccezionale. Più silenzioso rispetto a ieri, però i numeri sono assolutamente dalla sua parte. Qui non forse perfetta la scelta di Gentile di lasciare spazio passando dietro, tiro da 3 punti di Beni che ha sempre punito 4 su 4 da 3 o 4 su 5 comunque. Soprattutto nel secondo tempo, tra l'altro. Dunque più 3 Apoel, 88-85. Onuaku, Dau sul blocco, tiro da 3 di Dau che pareggia subito i conti. Sempre a braccetto, Dinamo e Apoel. C'è anche l'orgoglio di Chris Dau, non ci sono le gambe, c'è la stanchezza, ma c'è comunque il carattere anche di questo giocatore che è pronto a giocarsi questa opportunità in canotta bianco-blu. Beni, tiro da 3 per Young, forse un po' affrettato in questo caso per la Poel, tiro cortissimo e palla in cassaforte per Chris Dau. Stiamo per entrare negli ultimi 90 secondi di partita. Dau perde il pallone, sostiene di essere stato maltrattato dalla difesa di Beni che vola il contropiede dall'altra parte ma sbaglia, allora Benjus che riparte, Gentile 1.20, Dau metri di spazio dall'angolo, errore, c'è Onuaku a rimbalzo che poi si disturba con Gentile, il pallone è della Poel. Da una parte e dall'altra la possibilità di riportarsi davanti, il contropiede di Beni che sbaglia la cosa più facile perché arriva troppo veloce, dall'altra parte la Dinamo butta via
per stanchezza, anche qui gambe alte da parte di Dau e poi rimbalzo spizzato da Onaku che l'aveva già in mano con Gentile che gliela tocca. Sfortunata anche la Dinamo, ma altro mini supplementare di 77 secondi, scusami Roby, e partita ancora il cardiopalma nel finale. Vediamo se chi la deciderà e come si chiuderà, ma ripeto, grande torneo, altra bellissima partita, e Dinamo che comunque vada, ne uscirà a testa altissima. JP Tokoto è pronto per la rimessa, il pallone è affidato a Gil Beni. 1:13, pubblico in parte almeno in piedi per seguire questa appassionante finale. Manford in angolo per Beni, ancora spazio concesso per il numero 6 che stavolta grazie alla Dinamo c'è comunque l'extra possesso. Manford tripla frontale, due tiri da tre concessi troppo facilmente, sì, qui dalla Dinamo. Sull'aiuto il tiro di Beni che aveva sempre fatto canestro, poi il rimbalzo in attacco, il canestro di Manford con tanto spazio. Benchus, vediamo se la Dinamo riesce a correggere. Krushlin, poi ancora Imantas, Benchus, tiro da tre preso in emergenza, una tabellata qui per Benchus. Allora 37 secondi, stavolta l'Apoel ha la possibilità di mandare i titoli di coda sulla partita. Beni amministra usando anche il cronometro, discrepanza di circa 15 secondi tra il cronometro dei 24 e quello della partita. Beni mismatch con Benjus, bello lo scarico sotto per Young, ma prima c'era il fallo in attacco. E quindi una possibilità dopo una buona difesa della Dinamo di riuscire ad avere ancora il possesso per poter provare a pareggiare. Vediamo se la Poel deciderà di fare fallo. Time out, io farei fallo perché... Annosa questione storica, diciamo, tu sei nel partito del allora, fare fallo. Non immediatamente, lasciare passare qualche secondo, stare attentissimi ai giocatori che raccolgono già il pallone perché quando una squadra va per fare fallo tu raccogli immediatamente il pallone per come ha fatto un po' Maggie James l'altra volta pensando di avere già il fallo, però hai tre tiri liberi, quindi inganni praticamente la difesa, però devi essere furbo e sveglio per non concedere il tiro da tre punti di un eventuale pareggio. Vedremo quale sarà la scelta qui per l'Apoel. 17 secondi, 8 decimi sul cronometro della partita. Apoel avanti di tre lunghezze, 91-88. Tra poco sapremo quale sarà la scelta di coach Danny Franco in panchina. Danny Franco, dicevo, tornato nel 2021, l'Apoel dopo il positivo biennio 2017-2019. Tecnico che ha allenato diverse squadre prestigiose in patria come Apelolon, Maccabi Haifa e anche Lironi, ed è stato coach dell'anno in Israele nel 2015 quando guidava l'Apoel Gerusalemme, guidato alla vittoria del titolo nazionale. Si torna in campo allora con Dinamo che ha l'opportunità di riprendere l'Apoel, ripeto, a 17 secondi. E poi anche secondi, decidere se rimettere dal fondo, rimettere in attacco, è una decisione che può scegliere l'allenatore, che va comunicata dopo il time out. La Dinamo decide di rimettere in zona d'attacco. Dau è pronto sulla rimessa assieme a lui Gentile, Benjus, Krushlin e Onuaku. Dau per Onuaku e subito arriva il fallo di Young. Onuaku prova a convincere l'arbitro del movimento di tiro, insomma, della continuità in questo senso, ma non ha voluto sentire ragioni. Credo giustamente. Ha rischiato tantissimo anche l'antisportivo perché si è aggrappato volendo fare più che altro quello, sì. Esatto, volendo fare a tutti i costi il fallo, abbracciato Onuaku facendo passare solo un secondo. Liberi per Onuaku, dentro il primo. 6-9 alla fine, non male, 6-9. Partito 3-6, poi 3 tiri liberi, 6-9 nel suo computo totale. E ora l'opportunità di andare sul meno 1. Secondo tiro libero che danza sul ferro, poi il rimbalzo catturato da Young. Arriva Gentile a spendere il fallo, 12 secondi e mezzo, e ora ci sarà la processione da una
lunetta all'altra. Con JP Tocotto, notoriamente grandissimo tiratore di liberi, e quindi in grado di chiudere la partita e di arrivare con due possessi sul 93-89, costringere poi la Dinamo praticamente alla chiusura del match. 70% lo scorso anno per Tocotto, che infatti sbaglia il primo tiro libero. 91-89, Tocotto decide che non è il momento di chiudere, tiene vive le speranze della Dinamo. Onuaku resta lì, si discute con Ord, vuole scambiare la posizione con Benjus, anche perché lo taglio fuori io. Ha dimostrato di essere un discreto saltatore in questa partita, dunque pronto a raccogliere un eventuale tapino, un rimbalzo in attacco. Tocotto segna il secondo, più 3 ripristinato dall'Apoel. Adesso deve rifare fallo l'Apoel. Gentile non lo fa subito stavolta. Gentile ancora l'opportunità di portare il pallone in attacco, tripla per Benjus, e poi Onuaku che stava per correggere. La rimessa è per la Dinamo, c'è ancora un'opportunità, 3 secondi al termine, opportunità pescata qui da Dau, che ha fatto rimbalzare il pallone sulle gambe di Manford. Manford sosteneva che Dau fosse già fuori dal campo. No, è saltato da dentro, quindi gliela puoi tirare contro, non è come nel calcio. Se salti da dentro è buono. Assolutamente, infatti sono state subito placate le proteste di Manford. Il pallone fuori per Onuaku, la tripla di Chin Onuaku che non viene accolta dal ferro. E allora termina qui la finale del torneo Città di Oristano. Primo posto per l'Apoel Tel Aviv, ma ci sono comunque tanti applausi per una Dinamo che si è battuta col coltello tra i denti, nonostante la stanchezza. Abbiamo visto quest'oggi, anche quest'oggi direi, tante cose positive. Sì, la degna conclusione, scusate, l'ha fatta il pubblico con il bellissimo applauso. Brave le due squadre, la bomba di Manford ha sparigliato poi il compito alla fine. La Dinamo ha provato con Benjus, però non tiri costruiti o comunque non lasciati dalla Poel nel migliore dei modi. Giusto così, ha meritato anche la Poel Tel Aviv di vincere, però tutte note positive per la Dinamo che ha fatto veramente grandi cose e può lavorare con serenità, con tranquillità, recuperando l'energia, recuperando Robinson e Jones. E allora questo è il saluto della città di Oristano alla Dinamo, che ha effettuato qui tutta la preparazione prestagionale, è stata un po' la base operativa dei giganti in questa pre-season che andrà avanti poi la prossima settimana con il torneo internazionale Città di Cagliari. Sicuramente a breve ci saranno le interviste di Valentina Sanna, che è quasi pronta in campo. Noi andiamo con un po' di pubblicità in attesa di avere gli ospiti al nostro microfono. Sardegna. È normale ricevere di più. Se sei un cliente Reale Mutua, la compagnia che restituisce ai suoi migliori assicurati parte degli utili. Perché una mutua condivide sempre di più. Donne, il Banco di Sardegna dedica BDS in rosa, una linea di prodotti con la soluzione più giusta per aiutarti nella vita di tutti i giorni e per darti una mano a far crescere i tuoi sogni. BDS in rosa, il banco in squadra con le donne. We are Acrisure, 14,000 experts around the world using game-changing technology to help you be extraordinary. A high-tech human approach to insurance, real estate services, cyber services, asset management, and more. All to help protect and grow everything you've worked so hard to build.
We are the brightest people using the best of technology. We are an extraordinary advantage for you. We are Acrisure. Alle donne, il Banco di Sardegna dedica BDS in rosa, una linea di prodotti con la soluzione più giusta per aiutarti nella vita di tutti i giorni e per darti una mano a far crescere i tuoi sogni. BDS in rosa, il banco in squadra con le donne. Sardegna. Il momento delle premiazioni sul parquet del Sa Rodia di Oristano. In questo momento il presidente della FIB Sardegna consegna all'MVP del torneo, il numero 69, Covan Brown, il premio appunto come miglior giocatore del torneo. Con lui anche Erasmo Deligia, presidente dell'Oristano Basket. Adesso dovrebbero essere premiate le due squadre della finale. Abbiamo detto vittoria, che vi hanno abbondantemente commentato Roberto e Paolo della Poel Tel Aviv. Dovrebbero ricevere il premio dalle mani del primo cittadino del comune di Oristano, Massimiliano Sanna. E invece la Dinamo, seconda classificata, riceverà il trofeo da Anita Pili, assessore. Eccola qua al centro del parquet, assessore regionale all'industria, la consegna del trofeo al capitano della Dinamo Banco di Sardegna, Jack De Vecchi, mentre vedete alle spalle i ragazzi di coach Piero Bucchi impegnati nel firmare autografi e un mini bagno di folla prima di rientrare direttamente a Sassari, dove domani, lo ricordiamo, 20:30 è in programma la presentazione in Piazza Moretti. Piazza Moretti, ingresso da via Diaz, angolo via Duca degli Abruzzi. Dovrebbe essere arrivato il momento della squadra prima classificata, dicevamo, a premiare l'Apoel Tel Aviv, che aveva addirittura due ultra sugli spalti del Sa Rodia. Il primo cittadino di Oristano, Massimiliano Sanna, abbiamo avuto modo di incontrarlo la scorsa settimana nella visita istituzionale che il club ha fatto proprio nel comune di Oristano. Ecco qua, a ritirare il premio Lotan Amsalem, non credo il capitano visto la giovane età. Non è d'accordo, Roberto Rubio mi dà direttive dall'alto, sorride, quindi vi diamo informazioni sbagliate. La consegna comunque avvenuta del trofeo e le foto di rito, noi cercheremo di avere coach Piero Bucchi. Dinamo per la seconda volta in finale con del trofeo Città di Eleonora. Ecco qua, coach Piero Bucchi. Coach, è chiaro, l'abbiamo detto anche ieri, il basket di agosto chiaramente è un basket che è bugiardo, squadra in difficoltà, tanti temi, magari si poteva portare a casa. Cosa ti porti via da questi due giorni? Che due buoni allenamenti. Due buoni allenamenti che servono per progredire, per migliorare ancora, per andare avanti, perché c'era bisogno di giocare. Quindi la cosa importante è riuscire a fare una partita di questo livello, di intensità. Loro sono un pelo più avanti, secondo me, atleticamente, abbiamo fatto più fatica a noi, però ci sta. Siamo ad agosto, nel senso, siamo alla seconda settimana di lavoro vera, e quindi da adesso in avanti è il 4 di settembre, si deve pedalare un po' di più, trovare una condizione migliore. Anche perché la prima partita ufficiale, coach, comunque è tra circa 20 giorni, quindi chiaramente c'è da lavorare, ma c'è anche tutto il tempo per poterlo fare. Ci mettiamo avanti, Piero, c'è tutto il tempo per poter lavorare con serenità. 20 giorni importanti nei quali dobbiamo recuperare gli infortunati e cercare di entrare in condizione. Domani però bagno di folla, questa volta a casa vostra, ritrovate la piazza.
Sì, bello ritrovare i tifosi, bello condividere con loro una serata che sia di buon auspicio per una buona stagione. Grazie mille coach, noi ci vediamo domani in Piazza Moretti, ricordiamo domani 20:30 l'appuntamento. Al centro passano personaggi della dirigenza nostrana, fanno finta di niente, non si fermano, non si guardano indietro, vediamo se riusciamo ad avere il nostro capitano, magari possiamo avere Ogeco, uno dei nostri giocatori, giusto per chiudere in bellezza, per fare un po' un bilancio di questi due giorni. Noi ovviamente ringraziamo ancora una volta tutta l'organizzazione, ringraziamo gli addetti ai lavori, l'Orestano Basket che ha curato queste due settimane lunghissime e intensissime di lavoro di ritiro. Arriva Massimo Chessa, che è uno dei decani della nostra squadra, eccolo qua. Ciao. Massimo, il coach ha parlato di due buoni allenamenti, sicuramente basket di agosto che non è veritiero, un po' di defezioni, però mi sembra che questa squadra abbia dato le risposte. Sì, magari non siamo partiti fortissimo, abbiamo subito troppi punti nei primi due quarti, abbiamo subito più di 50 punti e non è possibile, però ci abbiamo messa tutta, era la seconda partita in due giorni, in una situazione climatica diciamo che c'è molto caldo, esatto, però è un buon test, diciamo, abbiamo lavorato bene per 15 giorni, adesso torniamo a Sassari e continuiamo il lavoro perché dobbiamo essere pronti per la Supercoppa. Facciamo un passaggio su di te, perché tu rientravi da un infortunio, quindi sicuramente diciamo che anche questi minuti sul parquet ti aiutano a ritrovare un ritmo e una confidenza che in realtà non hai mai perso, ma che chiaramente in mezzo c'è qualche mese. Sì, sicuramente, ho perso 4 mesi, sono stato fermo 4 mesi, ho lavorato tutta l'estate, adesso sta andando bene, speriamo vada sempre meglio perché ho bisogno di continuità, soprattutto per il piede, e devo trovare il ritmo. Poi adesso ho giocato tanto, comunque mancavano due giocatori, c'era bisogno, però ho bisogno sempre più di trovare ritmo anche in allenamento perché mi serve. Massimo, 2 settimane a Oristano, grande accoglienza, l'abbiamo detto, tanti eventi, tanti bagni di folla, però adesso si torna a casa, domani c'è la piazza e ti ritroviamo dopo 2 anni in Piazza Moretti e Sassari. Ma assolutamente, finalmente si torna a casa, siamo stati benissimo qua perché ci hanno accolto da Dio, le strutture sono super. Però torniamo a casa davanti ai nostri tifosi, diciamo dopo questi anni con i palazzetti chiusi, l'anno scorso siamo arrivati quasi al 100%, diciamo che ci vuole, quindi non vediamo l'ora di abbracciare la città. Grazie mille Massimo, buon rientro, mentre il nostro Paolo coordina le operazioni di interviste e anche delle altre testate, a me restano i titoli di coda, vediamo se riesco come ieri a darvi la formazione corretta della squadra che ha lavorato per noi in questi 2 giorni, dovremmo avercela, ce la possiamo fare. Intanto ringrazio come sempre tutti i colleghi, quelli dietro le quinte e non per forza quelli che vedete o sentite durante le produzioni e le partite. Ringraziamo la squadra di Vibres che ci ha permesso di raccontarvi e trasmettervi le 3 partite di questo torneo, squadra composta da The Voice, Roberto Rubio, poi Gianluca Rubio, Roberto Lai, Enrico Cossa e il mitico Cesare e onnipresente Donati. Io vi ringrazio ancora una volta per essere stati con noi, vi do appuntamento comunque per questa settimana, domani presentazione, lo diciamo ancora una volta, alle 20:30 in Piazza Moretti, chiaramente ingresso libero, vi aspettiamo numerosi per poter riabbracciare i nostri giganti, le nostre Dynamo Women e la nostra Dynamo Lab dopo 2 anni d'assenza dagli eventi in piazza. Quindi direi che dal palazzetto di Sarodia è tutto, chiaramente vi porgo i saluti anche da parte di Paolo Citrini, ci troviamo prestissimo come sempre sulle frequenze di Dynamo TV, buon proseguimento di serata.